dire che ho imparato tantissimo, per cui sono estremamente riconoscente, che non presento un PowerPoint con dei case history, ma sono anche contenta di chiudere sostanzialmente le due giornate estremamente proficue alle quali abbiamo partecipato, perché tratteremo tutta una serie di problematiche sollevando dei punti interrogativi. Mi perdonerete se seguo un filo logico di quello che ho scritto, perché siccome abbiamo lavorato a più mani a questo intervento, non vorrei perdermi dei punti salienti e divagare, cosa alla quale io sono particolarmente affezionata. La richiesta di supporto tecnico e legale per la verifica di autentica delle opere d'arte è in aumento, alimentata dalla crescente esigenza di ottenere certe e incontrovertibili garanzie. Scambiare beni di significativo valore non è più possibile senza un'adeguata documentazione di supporto. Di questa documentazione in Italia si riscontra sovente una carenza in molte collezioni e patrimoni artistici di famiglia, pubblici, artistici e di famiglia, che si sono costituiti in epoche in cui gli scambi avvenivano in modo più informale e meno documentato. Parimenti, anche le istituzioni museali, per prime quelle di lingua anglosassone, hanno denunciato negli anni la presenza di opere mistificate all'interno delle loro collezioni. Gli studi legali scendono in campo, nuove tecnologie si affiancano a quelle tradizionalmente utilizzate per l'analisi tecnica e scientifica dell'opera. Fondazioni e archivi d'artista, come abbiamo visto, rivendicano un nuovo ruolo, scalzando quello prima svolto dalle gallerie. Crescono parallelamente i contenziosi che vedono contrapporsi fondazioni, gallerie, collezionisti e non di rado i musei. Innumerevoli scandali hanno scosso la fiducia di un sistema che, ahimè, si è rivelato opaco e autoreferenziale. Il nostro contributo è volto a condividere l'esperienza dei professionisti che, a diverso titolo, intercettano questa domanda di garanzia e certezza in un contesto in mutazione in cui una nuova consapevolezza coesiste con pregiudizi e resistenze e si scontra con un sistema ancora non adeguatamente normato, come abbiamo sentito dall'intervento della professoressa questa mattina. Abbiamo ormai individuato i tre ambiti nei quali ci si deve muovere e le tre figure professionali che all'interno delle quali chiedere e rivolgere le domande. Quindi, prima di tutto, possiamo parlare della figura del connoisseur. Le vicissitudini umane e professionali di Bernard Berenson, da molti riconosciuto come il capostipite del moderno connoisseur, esemplificano la dialettica tra accademia e mercato, che permane ancora oggi non solamente in Italia. Si definisce connoisseurship una particolare competenza che deriva da un corpo a corpo costante con le opere, da un'attitudine e una memoria visiva che si traducono nell'abilità di cogliere gli elementi che consentono di distinguere stili ed artisti e di conseguenza attribuire le opere d'arte. Questa competenza non è necessariamente di tutti gli accademici, in particolare degli studiosi che affrontano le opere con un approccio meramente storico-artistico e hanno esperienza diretta solo delle opere importanti e presenti in pubbliche in collezioni. Poi solo invece di esperti estranei all'ambito accademico. Case d'asta, società di art advisory, gallerie si avvalgono per l'analisi delle opere di figure di esperti maturati professionalmente sul campo tramite un'esperienza spesso pluridecennale di osservazione diretta, studio e gestione delle opere d'arte. Nel contempo, la professionalità di questo profilo di esperti non gode di sufficiente autorevolezza e necessita della legittimazione di figure accademiche indipendenti dal mercato. Non sempre la collaborazione tra esperti e accademici si rivela però possibile. Molti studiosi, infatti, non sono disponibili a essere coinvolti nei approfondimenti attributivi o in ricerche funzionali a sostenere procedure di attribuzione autentica, in particolare nel contesto di vertenze legali o di casi molto controversi e spesso spiacevoli. Permane in molti accademici una reticenza comprensibile, per molti versi, ad assumere responsabilità che possano comportare rischi reputazionali o economici. La figura dell'esperto indipendente non è d'altro campo
d'altro canto sufficientemente normata e tutelata. Non esiste un vero albo professionale. Questo si evince anche dalla scarsa autorevolezza di molti periti d'arte dei tribunali, ove le perizie vengono non di rado affidate a figure prive delle necessarie competenze specialistiche, con ripercussioni sulla validità scientifica dei procedimenti e con effetti di aleatorietà e ampia discrezionalità delle sentenze. Le opere di arte antica sono approdate nei musei dopo il vaglio di generazioni di studiosi che nel tempo e dopo accurati studi ne hanno validato le attribuzioni. Oggigiorno costanti studi permettono di approfondire, ridatare, modificare l'attribuzione con processi lunghi che si sedimentano tramite forme di progressivo consenso in cui entrano in gioco l'autorevolezza degli studiosi e delle istituzioni che rappresentano. Se dal collezionista di arte antica in qualche modo accettato che l'attribuzione di un'opera d'arte non sia mai incontrovertibile trattandosi di un campo in cui le scoperte scientifiche e storiche sono in continua evoluzione, le opere di arte moderna non sono scambiate sul mercato o esposte senza un certificato di autenticità o un numero di archiviazione. Questi certificati attestano che l'opera attribuita all'artista ed è originale, cioè non è contraffatta. L'arte moderna italiana è stata al centro di un grande processo di valorizzazione ed è proprio in questo settore che sono emerse le maggiori criticità. Si tratta di opere facilmente riproducibili per caratteristiche tecniche e ideative, molto richieste dal mercato, di artisti recentemente scomparsi, i cui diritti economici sono ancora attivi e i cui diritti morali sono tutelati da eredi e familiari diretti che, come si è detto questa mattina, a volte non hanno la minima idea di cosa sia stata la produzione artistica del loro congiunto. Questo insieme di fattori ha stimolato da una parte un fiorente mercato dei falsi e dall'altra una conseguente ricerca di garanzie e certezze. Per archiviazione si intende quel processo che consente ad un'opera di essere vagliata e, se l'esito è positivo, riconosciuta quale creazione dell'artista, premessa quindi per il suo inserimento nel catalogo generale delle opere. Questo riconoscimento, riservato all'artista quando in vita, viene richiesto alla sua morte, generalmente ai suoi eredi o alla fondazione o archivi che ne tutelano i diritti. Come in seguito approfondiremo con una forma che potremmo definire di autoregolamentazione, il mercato riconosce questi enti gli unici soggetti autorevoli e nel catalogo generale l'unica pubblicazione di riferimento. Si tratta di una convenzione, però non sempre regge in sede di contenzioso. Nel caso di un riconoscimento di autenticità sancito da una sentenza del tribunale, l'opera appare sospesa in un limbo. Infatti il mercato è molto cauto nel riconoscere validità a un'autentica emanata dal tribunale, soprattutto se l'artista è sostenuto da una fondazione riconosciuta come autorevole. L'altra forma di professionista coinvolto è quella del restauratore, conservatore, tecnico, diagnosta. La diagnostica in campo artistico è inizialmente impiegata per determinare lo stato di conservazione delle opere antiche, le tecniche utilizzate e i materiali costitutivi. Ma grazie a strumentazioni sempre più sofisticate e metodologie ormai consolidate nel tempo, negli ultimi anni viene utilizzata sempre di più anche nell'ambito delle opere contemporanee, soprattutto per cercare di determinarne l'autenticità. Per quanto riguarda l'individuazione delle opere falsificate dell'arte antica, le analisi portano valutazioni molto spesso puntuali. Invece nel caso dell'arte contemporanea è molto più difficile ottenere risposte definitive, soprattutto se si tratta di indagare falsi realizzati contemporaneamente alla produzione artistica dell'artista e magari dal suo assistente. Tuttavia, è facilmente intuibile che in ambito contemporaneo le analisi che richiedono un prelievo di materia, purché minuscolo, non trovano un consenso diffuso. Infatti il perfetto stato di conservazione delle opere recenti è il requisito principale richiesto dagli operatori del settore. In ogni caso le informazioni ottenute con i vari tipi di analisi sono attendibili esclusivamente se si dispone, come abbiamo visto, o se si ha accesso a completi database di riferimento con i quali confrontarli. Nel caso delle opere di arte moderna e contemporanea, la disponibilità di dati di comparazione è ancora estremamente esigua e spesso sono gli stessi archivi d'artista a non consentire la diffusione delle informazioni per evitare che questa favorisca le contraffazioni.
Le analisi scientifiche sono un elemento fondamentale nel processo di autenticazione e attribuzione di un'opera, tuttavia la scienza deve esclusivamente supportare e non si può in alcun modo sostituire al lavoro degli storici. Si apre a questo punto un proficuo confronto tra diverse professionalità che hanno competenze eterogenee e punti di osservazione diversi. Esclusivamente attraverso una valutazione globale si potranno quindi trarre le più corrette conclusioni. Tuttavia, i collezionisti privati che abbiano necessità di indagare opere da loro possedute molto difficilmente avranno accesso ai laboratori di diagnostica delle università o dei centri di ricerca. Conseguentemente dovranno rivolgersi a operatori del settore privato. E a causa dei costi molto elevati, i laboratori privati raramente possiedono le strumentazioni necessarie e complete per svolgere campagne diagnostiche complete. Si tratta di macchinari estremamente sofisticati e come tali soggetti a rapida obsolescenza. Inoltre, grazie all'accelerazione impressa dal digitale, le prestazioni strumentali si sono evolute molto rapidamente in questi ultimi anni e difficilmente l'operatore privato riuscirà ad avere un parco macchine costantemente aggiornato. D'altro canto, le diverse università, pure nella stessa città, e i numerosi dipartimenti delle medesime hanno un'impostazione disciplinare specialistica anche per quanto riguarda le strumentazioni disponibili e tendono a operare non in modo coordinato. Risulta quindi problematico non solo il dialogo e la collaborazione, ma anche solo identificare i corretti interlocutori. I laboratori sono orientati a seguire giustamente progetti di ricerca e i singoli casi solitamente non possono essere presi in considerazione. I tempi di risposta possono anche essere difficilmente compatibili con le esigenze operative, non solo del privato, ma magari dell'istituzione museale. Un'ulteriore forma di resistenza è dovuta al fatto che i laboratori universitari o gli enti di ricerca, comprensibilmente, non desiderano essere coinvolti in analisi diagnostiche, se non in casi eclatanti, per evitare eventuali situazioni che potrebbero avere risvolti di responsabilità legale. Accanto a queste tecnologie ormai rodate, spesso sviluppatesi in altri ambiti e poi applicate allo studio e all'analisi delle opere, sono in fase di ricerca e sviluppo diversi strumenti che mirano a sfruttare la potenzialità del digitale e dell'intelligenza artificiale anche in questo campo. Gli obiettivi perseguiti sono quelli di velocizzare e semplificare la rilevazione dei dati identificativi dell'opera con strumenti portatili molto spesso a basso costo, cellulari, macchine fotografiche, digitali, scanner di ultima generazione, di automatizzare l'elaborazione e comparazione delle informazioni tramite gli algoritmi e l'intelligenza artificiale, di predisporre piattaforme che mettano a sistema le diverse tecniche diagnostiche e infine di governare i flussi informativi e certificare le informazioni anche tramite la blockchain. Numerosi di questi strumenti sono sviluppati da start-up che ricevono finanziamenti sia privati sia istituzionali, con un'accelerazione che parte spesso da analisi poco approfondite dei contesti applicativi. La grande eterogeneità delle opere d'arte, la carenza e l'inattendibilità delle banche dati, la complessità dei contesti operativi di rilevazione dei dati pongono però significativi ostacoli a questo processo, in cui ultimo obiettivo è quello di eliminare la discrezionalità dell'esperto a favore di una verità oggettiva garantita dalla tecnologia. Ma solo da un'interazione tra nuove e consolidate professionalità possono, a nostro avviso, essere messi a punto strumenti in grado di rispondere alle specifiche esigenze di un contesto tanto affascinante quanto problematico. La terza figura, chiaramente, è quella che si rivolge all'aspetto legale per dirimere le questioni di questo tipo. Grazie, sì, quindi proseguo io. Buongiorno a tutti. Sì, il tema è quello, prima di arrivare però, scusate la voce, ma prima di arrivare alle controversie, che è un tema delicato, credo che tutta questa tematica che è centrale, no, quella dell'autenticazione e dell'attribuzione, vista dal punto di vista del giurista, insomma, e anche del legale, non sia separabile dal tema che per noi è più ampio anche nella pratica, che è quello della famosa due diligence, cioè di tutte quelle cautele che tutte quelle forme di verifica, di esame che si devono fare
in ogni caso in tema di circolazione di beni culturali. Qui uso un'espressione estremamente generale perché vedo che precedentemente si è parlato per esempio dei beni numismatici che hanno delle caratteristiche loro specifiche, i dipinti hanno delle caratteristiche diverse, i beni archeologici a loro volta una disciplina diversa. Certo, quello che accomuna molte di queste situazioni è proprio il tema della cautela nella movimentazione, che dico, uso questo termine di nuovo generico perché certo la fattispecie più semplice è quella della compravendita, più lontano. Sì, sì, ha ragione. La compravendita è il caso più semplice, però diciamo qualunque trasferimento di proprietà di beni che per causa di morte, per donazione o per contratto banalmente di compravendita impone questo obbligo, che notate che non è un obbligo solo al quale stiamo affezionando noi che facciamo gli avvocati, cioè quella di queste cose. Il tema della due diligence lo trovate ormai come elemento di riferimento nelle più importanti convenzioni internazionali in materia di circolazione di beni culturali. Mi riferisco alla Convenzione dell'UNESCO del 1970 sul traffico illecito, alla Convenzione dell'UNIDROIT del 1995 sui beni rubati o illecitamente esportati e anche a una direttiva dell'Unione Europea, la 2014-60, che tocca il tema anche qui della restituzione di beni. Certo, il tema si pone magari più evidentemente quando c'è un problema di indagare, che impone di indagare sulla provenienza del bene. Quindi, diciamo, immaginiamo anche che il tema dell'autenticità lo diamo per risolto, anche se spesso vanno insieme. Però è vero che invece il primo problema che ci si dovrebbe porre, ma ahimè ci si arriva spesso a cose fatte, è proprio quello di una indagine sulla regolarità della transazione. Quindi, diciamo, noi di solito gli elementi che andiamo a verificare sono per esempio l'identità delle parti, chi sono le parti di questo negozio, per trovare degli elementi che ci possano far scattare degli allarmi, questo è il punto. Così come un altro tema fondamentale è il prezzo pagato, questo vale sia in relazione alla provenienza lecita o illecita, a maggior ragione in tema di autenticità, evidentemente. Se è troppo, inutile lo spieghi, ma insomma, se è troppo elevato per un'opera attribuita a un minore, di cui ci sono molte opere simili, analoghe, per esempio, è come dire che è la stessa cosa se invece un'opera eccessivamente quotata, magari in assenza di altri elementi che dobbiamo verificare, la esistenza di documenti come le pubblicazioni, per esempio, se l'opera è stata studiata, se è stata esposta, tutte cose che credo tutti voi sapete molto meglio di me, ma sono elementi sui quali noi facciamo veramente poniamo molto l'accento quando capitano casi di questo tipo, proprio perché, come dicevo prima, purtroppo troppo spesso ci si pensa dopo. Il quadro normativo è abbastanza complesso, credo che ne abbiate già parlato anche ieri. Dal nostro punto di vista, sia che si parli di una due diligence che riguarda solo la provenienza, sia che si parli di una due diligence che tocca anche il tema della autenticazione, ma ripeto, spesso vanno di pari passo, perché spesso le problematiche non vengono mai da sole. Dicevo, il quadro di riferimento è molto ampio e tiene conto del fatto che ormai il mercato dell'arte è un mercato internazionale spesso, e quindi non può non trovare degli agganci e non può non imporre delle verifiche non solo sulle norme nazionali, per le quali è abbastanza presto detto, i punti di riferimento sono il codice dei beni culturali, la legge sul diritto d'autore, naturalmente nei casi in cui questa è applicabile, quindi per gli autori viventi o con meno di 70 anni, e poi naturalmente le norme penali che attualmente sono in buona parte contenute nel codice dei beni culturali. Penso ai reati specifici, che sono per esempio l'illecita esportazione, l'illecito impossessamento di beni culturali e la contraffazione, che però è un po' a cavallo, perché poi trovate anche delle norme nel codice penale. Però sapete anche che è in via di definizione una mini riforma che modificherà di nuovo la struttura del nostro ordinamento, separando, diciamo, la parte
penalistica che attualmente è nel codice dei beni culturali per ritrasferirlo nel codice penale di procedura penale, aumentando anche delle ipotesi, delle fattispecie che adesso non sono contemplate, ma che invece lo devono essere in virtù delle norme dell'Unione Europea. Qui mi riferisco alle nuove norme in vigore dal 2019, un regolamento dell'Unione Europea che riguarda invece il tema della importazione, che deve essere considerata illecita e vietata, di beni, in quel caso di natura archeologica, che provengano da fuori il territorio dell'Unione Europea. Una normativa specifica che è nata con l'idea, come conseguenza del tema dei trafugamenti, soprattutto in Iraq e in Siria, ma che adesso vede quindi la nascita di una normativa comune che deve essere poi attuata anche in Italia. Allora, documenti che devono comunque essere, in particolare, essere utilizzati, è già stato detto da Isabella poco fa, ma proprio nel caso del tema dell'autenticazione, evidentemente è importantissima un'indagine bibliografica, storica, ma l'esistenza appunto di eventuali studi scientifici e perizie storico-artistiche di varia natura. Soprattutto quello che è importante, è stato accennato proprio poco fa alla circostanza che tutti conosciamo, che soprattutto quando si va in giudizio, nell'ipotesi in cui si va in giudizio, può capitare che le cosiddette perizie di esperti su delle opere d'arte vengano affidate a persone che sono semplicemente iscritte in una lista di periti che ha il presidente del tribunale, ma che lo sono magari a titolo francamente non proprio idoneo a legittimarli, magari a esprimere un parere su un quadro di Burri, piuttosto che magari non lo conoscono più di tanto. Ecco, però purtroppo questo accade. Quindi da questo punto di vista è importante che si tratti di esperti indipendenti, soprattutto accreditati da enti terzi. E qui ricordo l'esistenza della Royal Institution of Chartered Surveyors, che è un'istituzione britannica che esiste ormai da moltissimo tempo e che appunto accredita e certifica gli esperti, e quindi già questo è un elemento non trascurabile, cioè l'affidabilità della persona a cui io affido l'expertise è fondamentale. Naturalmente c'è tutto il tema anche che è stato evocato adesso delle indagini scientifiche, quindi delle indagini a seconda della tipologia dei beni, ma vedo che anche per i beni numismatici non si esclude la possibilità di contraffazioni, nonostante la possibilità, no, di verifica sulla struttura dei metalli utilizzati, per esempio sulla lega del metallo utilizzato, e quindi la facilità maggiore di datare il bene, che in quel caso è abbastanza fondamentale. Ecco, venendo al tema dell'arte contemporanea, come sapete bene, anche questo è stato evocato poco fa, il tema della certificazione da parte di una fondazione d'artista è un tema spinosissimo, per tanti motivi. Qui dipende naturalmente dal punto di vista da cui ci capita di osservarlo questo problema, ma non c'è dubbio che è una realtà abbastanza diffusa e frequente quella che le fondazioni esercitano effettivamente un notevole ruolo e peso proprio sul mercato, perché sapete meglio di me che qualora un'opera di un autore recente o contemporaneo, non paracontemporaneo, diciamo, non figuri nel catalogo ragionato o nell'archivio della fondazione, si dipende interamente dal giudizio che darà quella fondazione nel momento in cui il collezionista, il proprietario, il museo che detiene quest'opera chiede alla fondazione di poter ottenere una certificazione dell'autenticità. E qui però entriamo davvero un po' nel campo quasi dell'ignoto, perché la domanda di fondo è: ma ci sono dei parametri sicuri sulla base dei quali avere delle garanzie sul procedimento che viene utilizzato per stabilire o non stabilire l'autenticità di un'opera? Allora qui, come saprete, prima di tutto c'è un tema che riguarda la modalità particolare del mercato dell'arte, che è sempre stato abbastanza poco sensibile rispetto a delle classificazioni, qualificazioni, attribuzioni che provenissero dalla giurisprudenza, cioè da una sentenza di un tribunale, no? Il mercato si muove attraverso altre ispirazioni, altre logiche, ed è molto più sensibile invece all'attribuzione di una fondazione che non a una pronuncia del giudice, tanto è vero che, come sapete, in passato più volte è capitato di vedere in un catalogo d'asta un'opera esposta con un'attribuzione indicando che l'attribuzione derivava da una sentenza del tal tribunale,
e immediatamente questo crea una svalutazione sotto il profilo commerciale. Adesso, a prescindere dall'aspetto commerciale, che però non è affatto banale ovviamente, ma la domanda di fondo è: ma è giusto, ci sono dei rimedi? Come si fa a stabilire davvero se no, ha soprattutto una fondazione la qualificazione corretta per esprimere un giudizio? Attenzione, che dal punto di vista storico-artistico è inappellabile, perché questa è la realtà. Allora, come sapete, qui la giurisprudenza, intesa quindi come le sentenze dei giudici italiani, sia di merito ma anche della Corte di Cassazione, non è che escluda in assoluto la possibilità di, diciamo, iniziare un procedimento giudiziario per accertare l'autenticità o meno di un dipinto, ma è fortemente limitativa, perché in realtà, e questo recentemente lo ha ricordato anche la Corte d'Appello di Milano in una vicenda che riguardava un quadro di Fontana, ma in questo senso conforme a una giurisprudenza anche della Corte di Cassazione, l'ultima sentenza mi pare sia del 2017, quindi conferma una tendenza abbastanza radicata, che è quella che consiste nel dire che non è proprio possibile proporre un'azione di accertamento dell'autenticità di un dipinto a meno che non ci sia quella che viene chiamata l'utilità aggiuntiva, che in sostanza vuol dire a meno che non sia un'azione strumentale, incidentale, per ottenere un altro risultato. Per esempio, facciamo l'esempio della Fondazione di Fontana, ma absit iniuria verbis, non voglio attaccare la Fondazione di Fontana, ma immaginiamo, ma sono casi reali, che io sia proprietario di un dipinto che ritengo essere di Fontana, lo faccio vedere alla Fondazione, a quel punto la Fondazione trattiene, non solo mi nega l'autentica, e fra l'altro lo può fare senza nemmeno spiegarmelo, perché dice questo quadro non è attribuibile a punto. Ma come sapete, succede in concreto, che si rientra nell'orbita del reato di contraffazione che prevede la distruzione dell'opera. Quindi io ho avuto casi di collezionisti che o hanno avuto le opere distrutte o hanno dovuto comunque lottare per ottenere quantomeno la restituzione del dipinto. Vabbè, dice, non è autentico, però mi piace, vorrei tenerlo e non vorrei... E naturalmente viene restituito con il timbro in cui si dice che non è autentico. Ecco, allora, in un caso di questo genere, cioè se io inizio un'azione giudiziaria perché voglio ottenere semplicemente indietro il mio quadro, ma vorrei anche che si pronunciasse il giudice sull'autenticità, lo posso fare, lo posso chiedere, il giudice si pronuncerà, ma a quel punto gli effetti sono quelli che dicevo poco fa, nel senso che sì, io potrei avere una vittoria di Pirro, di ottenere magari con delle expertise fondate una certificazione giudiziale che il mio quadro è autentico, salvo poi tenermelo in salotto perché comunque la sua commerciabilità è messa fortemente in discussione. L'ipotesi invece alternativa non si dà, cioè non è possibile semplicemente proporre un'azione giudiziaria in Italia per ottenere l'accertamento dell'autenticità dell'opera, al di là dei casi previsti dalla legge sul diritto d'autore, ma il diritto morale, ma è una cosa un po' diversa. Qui ci poniamo invece dal punto di vista del proprietario che disponga di questi beni. Sto per concludere, ma ecco, questo ci porta proprio al tema della cosiddetta litigation, cioè ma qual è la sorte di contenzioso, quali sono le armi che... È difficile dare una risposta a quali sono le armi che il collezionista, per esempio, ma il collezionista qui riassume la figura di chi si trovi, può essere un museo, una collezione, non importa, chi si trovi alle prese con un problema di due diligence che riguardi tutte queste tematiche, perché di solito, ripeto, non sono spesso dissociate, ma le vediamo insieme. Anzitutto il consiglio è comunque di non sottovalutare l'aspetto legale della questione, perché troppo spesso noi veniamo diciamo notiziati di fatti quando ormai magari la stalla è stata chiusa e le mucche sono scappate, no? Quindi è assolutamente fondamentale non dare per scontato. Questo ovviamente soprattutto sul tema della provenienza, dove è più facile, però certamente oggi ci sono vari strumenti. Mi viene in mente per esempio nel 2015 a Ginevra è stata creata questa associazione no profit che si chiama RAM, Responsible Art Market, che raccoglie tutta una serie di importanti esperti in tutto il mondo proprio per dare e ha pubblicato delle linee guida su come si dovrebbe fare una due diligence, su quali sono gli strumenti che andrebbero esperiti per evitare al massimo il rischio. Quale rischio? Beh, intanto di
nella migliore delle ipotesi, magari di avere un quadro che non mi è stato venduto da chi non era proprietario, o addirittura magari è stato rubato, o addirittura proviene da uno scavo, se si tratta di un archeologico, clandestino e illecito che viene dall'Iraq. Oppure ce ne sono tanti di altri oppure, no? Ecco, nel caso dell'autenticità, diceva la migliore delle ipotesi, mi trovo con un'opera che io credevo fosse autentica e l'ho pagata come fosse autentica, e autentica non è. A quel punto c'è una responsabilità, qui chiudo, di chi in qualche modo, perché è frequente che comunque ci sia un minimo di documentazione, tranne nei casi di persone più sprovvedute, ma ci sia un minimo di documentazione sotto forma di expertise, anche storico-artistica, magari ancora meno frequente è un'indagine scientifica, no? Però quella, diciamo, di veri o pretesi tali esperti di storia dell'arte ci sono. Quali sono le armi? Anche di nuovo la nostra giurisprudenza non ci dà tante speranze, perché in quelle sentenze che citavo, ma è un leitmotiv che continua, viene richiamato quell'articolo 21 della Costituzione, che è quella norma che garantisce a tutti la libertà di espressione. E quindi è proprio sotto questa lente che i giudici guardano anche alle valutazioni sull'autenticità. È un'opinione, e quindi può essere contraddetta da un'opinione successiva e contraria. A questo punto l'unica cosa certa che possiamo dire è che tanto più sarà fondata l'opinione primitivamente espressa attraverso il supporto di tutta una serie di elementi che abbiamo detto, tanto più sarà difficile smontarla. Ma credo che questo sia in definitiva il vero valore che possiamo cercare di comunicare. Grazie. Ci sono domande? Vi lascio con questo interrogativo e l'ultimo. Scusate, dicevo che vi lascio con questo interrogativo, l'ultima fatica sulla quale ci stiamo confrontando, due opere esattamente identiche che neanche la Fondazione riesce a capire quale delle due è autentica. No, il professore ripetere che perde sul maggiore. Sembra la settimana del maggio. C'è nero, di là no. Ci sono domande? Io ne avrei una in merito a quello che è stato detto. Allora, al di là di questa associazione inglese che identifica, diciamo, quelli che dovrebbero essere gli esperti, tra virgolette, quantomeno. Primo, col fatto che adesso l'Inghilterra non è più Europa, come questo si condiziona in confronto a quello che è il contesto europeo, quantomeno della UE, tanto per essere chiari. Secondo, come questo può essere, e se questo è effettivamente riconosciuto ad un livello poi UE, o degli stati membri, o di qualche stato che abbia in ogni caso aderito a questa iniziativa, diciamo, al riconoscimento di questa iniziativa. Sì, no, domanda assolutamente pertinente, interessante. Però, ecco, in questo caso credo che la circostanza che il Regno Unito non sia più nell'Unione Europea è abbastanza irrilevante. Ed il motivo è non solo perché comunque rimane uno dei principali mercati dell'arte di riferimento, ma anche perché queste guidelines, anche nel caso dell'altra onlus che ho menzionato, sono appunto delle regole sostanzialmente di comportamento che si avvicinano a quei codici di condotta che, per esempio, anche l'ICOM, che è l'Associazione Internazionale dei Musei, ha da tempo adottato, e che sono delle linee guida, dei codici etici che sono indirizzati agli appartenenti alla categoria. Quindi nel caso dell'ICOM, quasi tutti i musei del mondo che sono associati all'ICOM, e sono delle regole, certo, non sono delle regole vincolanti strettamente, non sono norme di diritto, però hanno un'efficacia importante, perché per esempio ci sono delle regole sul come devono essere le cautele da utilizzare, la famosa due diligence, nel momento in cui una collezione pubblica o privata acquisisce in qualunque modo dei beni. Se, per esempio, l'osservanza delle convenzioni internazionali, la verifica se non è stata violata la legge del paese di provenienza, eccetera, eccetera. Se il conservatore di quell'istituzione non ha utilizzato questi metodi, il suo museo rischia di essere escluso dall'ICOM. Che sono quelle sanzioni, in realtà, molto importanti, non mi risulta che sia successo spesso, però
essendo l'ICOM un'associazione mondiale dove sono tutti i musei del mondo, capite che magari essere messi all'indice perché non sei stato attento e hai comprato delle opere che erano rubate, per esempio, o che erano false. E quindi è importante. E la stessa cosa vale nel caso che abbiamo detto, perché a questo punto si tratta di regole che riguardano più l'ambiente del mercato dell'arte e non tanto le divisioni nazionali. Questo è l'aspetto che le rende interessanti. Quindi restano un punto di riferimento comunque. Se non ci sono altre domande, ne avrei un'altra. Dato che mi interessa di intelligenza artificiale almeno dal 92-93, per il concetto della conservazione preventiva, che è un concetto... mi interesserebbe capire quando si è accennato all'intelligenza artificiale, in questo caso, che cosa si intende. Ma sì, si intende l'acquisizione di immagini in 3D sovrapponibili, per esempio una delle metodologie è quella che viene utilizzata a volte per la sovrapposizione di immagini del prima e del dopo e l'inserimento appunto di queste nella blockchain per far sì che in realtà poi non ci, cioè che siano dei dati comparabili e misurabili, sovrapponibili. Sì, più o meno la stessa della conservazione preventiva, comunque, ok, era solo per capire, perché anche nella conservazione, nella conservazione preventiva, diciamo, il presupposto è appunto quello di avere una serie di dati, a cominciare da quello volumetrico a quello, diciamo, del colore di superficie, del tutto quanto, che siano poi ripetibili nel tempo per vedere come questo cambia in funzione delle condizioni climatiche applicate, insomma, questo era il discorso, quindi più o meno. Va bene, grazie. Altre domande? No, io vorrei solo dire una cosa, da universitaria ancora una volta. Io capisco che il privato abbia difficoltà a trovare la giusta interfaccia per fare analisi e per non dimostrare, ma comunque per sapere di più sulla sua opera e per poterla autenticare. Tu hai detto che è difficile per un privato rivolgersi e al mondo universitario e al mondo del CNR, ma in realtà entrambi i mondi stanno da tempo cercando di far capire che non c'è solo il privato, che anche il pubblico può fornire delle ottime informazioni, può essere un punto di riferimento per quanto riguarda le analisi. Le analisi e tutto quello che ne consegue, nessuno di noi ha paura a essere portato in giustizia. Ecco, questo è vorrei che fosse chiaro. Quello che ho scritto è perché mi è capitato più volte, probabilmente la situazione a Milano è diversa. Noi ci siamo trovati a volte la necessità di avere un ente importante, quindi il privato non bastava avere una certificazione di un privato, ma era fondamentale avere una certificazione o di un'università o di un istituto di ricerca. Mi è stato più volte ripetuto che non era possibile avere un'unica risposta se non all'interno di un progetto. Quindi, oltretutto, il grosso problema è stato dover portare un'opera notificata in un'università piuttosto che in un'altra, perché non tutte comunque non svolgevano la medesima e non tutte avevano delle strumentazioni. Guardia Milano è veramente un caso problematico, devo dirlo, perché abbiamo cercato più volte, anche con la Fondazione Bracco, di lavorare per cercare di cercare di far rete sostanzialmente, per cui non sempre è così. Probabilmente ci sono dei casi, come sarete voi a Pisa, ma d'ora in avanti verremo a Pisa, però ciò comporta prendere un'opera che magari è notificata, non avere la facilità di spostarla, dover chiedere alla sovrintendenza. Cioè, i tempi, come ben si sa, nel privato sono a volte compressi, perché magari si tratta anche proprio di cause per cui non si possono avere delle risposte. Quindi prima chiedere uno spostamento dell'opera, portare l'opera, cioè, ci sono delle serie problematiche. Spesso si spostano i ricercatori e non l'opera. Sì, certo. Assolutamente, infatti abbiamo anche avuto la possibilità di portare, ma non è stato così semplice però per noi.
la semplicità non è del nostro mondo, devo dire, e i tempi sono quelli forse il problema più grande, perché essendo magari non legati a un progetto ma a un lavoro conto terzi, ecco che i tempi si possono allungare, questo è vero, però per il resto no. Forse lì dietro. Devo spegnerlo. Sì, scusatemi, volevo portare una mia esperienza che questo discorso mi ha fatto tornare alla mente quando diceva la professoressa Colombini: non abbiamo paura di presentarci in giudizio, assolutamente, nessuno di noi ha paura di sostenere le nostre neanche opinioni, diciamo, quelle che sono state le nostre procedure, spiegarle e rappresentarle. Però bisogna anche vedere qual è il rapporto, diciamo, che cosa si chiede alla ricerca pubblica quando si confronta con queste problematiche. Noi, appunto, nessuno di noi si tira mai indietro, però ricordo qualche anno fa, per un'iniziativa culturale, andammo missione CNR, quindi a nostre spese, in maniera assolutamente gratuita, a fare delle operazioni di prediagnostica su un'opera che il proprietario riteneva fosse, diciamo, di un grande nome del Rinascimento. Tempo 12 ore, diciamo, aveva al telefono i carabinieri che mi chiedevano la perizia che noi avevamo fatto su quest'opera, cosa che ovviamente non avevamo fatto, perché non era una perizia, era semplicemente una prediagnostica. Per noi poteva essere un pezzo di legno qualsiasi, indipendentemente da quella che era l'opinione del proprietario. Quindi, diciamo, io non ho assolutamente paura di rappresentare o manifestare o spiegare quello che ho fatto. Credo che è opportuno, dovrebbe essere opportuno, che ci fosse anche da parte delle autorità la stessa considerazione, però, per il lavoro che noi facciamo, insomma, soprattutto se è un'operazione di tipo culturale che non ci porta un euro, anzi, per questa operazione addirittura mettiamo in campo delle risorse pubbliche, poi che ci venga richiesta una perizia che noi non siamo in grado di fare, perché non era quella l'iniziativa, solo perché quell'opera poteva essere in qualche modo controversa, ecco, mi sembra una situazione che forse tutto sommato può anche giustificare alcuni colleghi che dicono: ma tutto sommato lo faccia qualcun altro. Questo solo per raccontarvi un'esperienza personale che mi porta, diciamo, a essere un pochettino meno disponibile rispetto al passato, ecco, su queste cose. Tutto qui. Se posso intromettermi in questa cosa, devo dirti che io invece lo capisco perfettamente, perché forse si continua a non avere un concetto di che cos'è poi, come dice, il metro di giudizio che deve avere l'ente pubblico, che non è il centro di ricerca. Io sto parlando da dirigente di una soprintendenza. Il problema è, come si dire, è chi è veramente, come si può dire, riconosciuto che abbia quelle capacità e quelle riconoscenze, indipendentemente che sia un centro di ricerca o quello che sia. È un problema giuridico molto forte, perché poi quando sei di fronte ad un giudice non comporta più cosa tu hai fatto, comporta la sua lettura, che non essendo generalmente un tecnico del sistema, è portata a leggere il metodo in maniera molto, molto trasversale, senza nessuna capacità discriminante. Quindi il fatto di avere
un ente o un qualcuno che abbia un riconoscimento a priori da un organo diverso, un ordine terzo, che dice che tu sei in grado di fare quello, dà a quello una qualifica. Il fatto che tu sei CNR o università non ti dà nessuna qualifica in merito. Cioè, non so se mi spiego, è diverso il concetto, è molto diverso. È per questo che ho fatto la domanda, lei c'era il primo giorno al capitano, dire: ma perché non create dei non lavorate in modo da far sì che ogni regione si crei un centro che raccolga, chiaramente riconosciuto e identificato, che abbia la competenza e la capacità per poter fare questo, altrimenti non se ne esce. Perché a quel punto tu fai un'analisi, il tuo collega da un'altra parte ne fa un'altra, entrate in un contraddittorio, sul quale poi tu mi devi spiegare perché la tua analisi è migliore di quella dell'altro. Sì, non vedo veramente il collegamento con la piccola storia che ho raccontato. No, c'è il collegamento, perché tu in realtà sei lì come CNR, tanto di cappello e tutto quello che sia, ma non eri un certificatore. Ma assolutamente, proprio per questo non c'era nessuna ragione che mi si chiedesse il risultato della perizia, perché non ero un certificatore. Questo volevo dire. Nel momento in cui faccio il mio lavoro, che è un lavoro culturale, in questo caso non è un lavoro. Però tu hai detto che adesso non andavi più, non ti senti più coinvolto in quest'ottica qua. No, assolutamente non era questo. Dicevo che non mi sento di criticare troppo magari alcuni colleghi che dicono che di fronte a questi problemi, a queste situazioni, dicono: ma tutto sommato il mio lavoro potrebbe essere anche un altro, lo faccia qualcun altro. Perché non si sentono, era questo che ti risponde, perché non si sentono tutelati da un sistema che fa un lavoro e alla fine con quale finalità, con quale scopo? Perché se poi non si è riconosciuto, alla fine, cioè, diciamo, più che non sentirsi tutelati è il nostro ruolo che tante volte non viene compreso. Nel momento in cui noi andiamo a fare un'attività di diagnostica, non facciamo una perizia noi. Ti ho detto che nell'elenco dei diagnosti dei beni culturali c'è scritto sotto che non è importante che poi uno chiami uno degli elenchi, sei già risposto da solo. Comunque, per fare una perizia di autenticazione è ben giusto che non chiamino noi per fare una perizia, per fare una diagnostica magari sì. Ecco, questa differenza tante volte secondo me non è chiarissima, ma non da parte nostra, da parte dell'autorità con cui ci confrontiamo. Solo questo. La diagnostica è una cosa, la perizia che poi porta all'autenticazione è un'altra cosa, sono ruoli diversi. Grazie, mi sentite? Sono Ilaria Degano dell'Università di Pisa. Volevo dire che se il mio metodo è migliore di quello di un altro, io non ho nessun problema a dimostrarlo. Ci sono dei numeri, ci sono dei metodi per certificare i metodi a loro volta, quindi quello si può determinare in modo incontrovertibile facendo una terza misura o facendo delle misure apposite con dei metodi statistici, matematici e fisici che provano qual è il metodo migliore. Su questo non ci piove. Poi su chi debba utilizzare quei dati e come li debba interpretare, quale conoscenza della statistica e quale conoscenza della storia dell'arte debba avere, questo è un altro paio di maniche. Queste figure in effetti mancano, ma sul fatto che un dato analitico possa essere o meno appropriato, adeguato e accurato, insomma, su quello io preferirei che non venisse messo in discussione, sinceramente. Non mettere il dato in discussione il tuo dato analitico, ma il processo che l'ha creato. Non è mica detto che il percorso che hai fatto tu sia quello corretto, perché un altro ti dice: io faccio un altro percorso che dà un altro risultato analitico che è corretto, che per me è più corretto quello. Come lo giustifichi se non c'è qualcuno a priori che dice chi ha la competenza di dire questo? Si usano dei materiali di riferimento e dei confronti interlaboratorio, dei progetti di decine di anni che tendenzialmente servono per dimostrare questo. Poi non ho voglia di entrare in questa discussione, ma io penso che il fattore limitante sia proprio l'interpretazione del dato, non la qualità del dato. L'abbiamo visto ieri, abbiamo parlato del biossido di titanio, anatase e rutilo, cioè chi l'ha considerato uno spartiacque, invece il professor Benzi ci diceva: no, guardate che è stato usato prima. Cioè, secondo me è molto più rilevante quella parte, quindi come interpreto il dato, piuttosto che ce n'è l'1%, ce n'è il 3%, perché su quello secondo me dovremmo essere tutti d'accordo che se usiamo un certo metodo
la percentuale di titanio è quella che viene fuori dalla strumentazione. Se non vuol dire che ci stiamo rivolgendo a dei cialtroni. Lo capisco, poi lasciamo la parola a Giorgio che ha alzato la mano. Infatti ti faccio un esempio. Perché tu ritieni che... adesso lo sto banalizzando, per cortesia, non pretendetemi. Perché ritieni che solo il bianco e il titanio sia un punto di riferimento? Non possono esserci altri due o tre fattori correlati che possono identificare meglio la questione? Cioè già questo qui è una domanda sulla quale la fase diagnostica deve porsi il problema, perché non è così banale. Il sistema olistico non può essere monotematico, non può essere risolutivo, quantomeno quello monotematico, dal punto di vista analitico, questo. Poi, Giorgio. Luca Zamparo, Università di Padova. Comunque anche noi ci siamo, siamo là a nord-est, però ci siamo. A parte questo, se io sposterei un attimo il punto di osservazione. Siamo tutti abituati in questa stanza a scrivere articoli. Tutti i nostri articoli vengono passati da un sistema di referraggio. Applichiamo il sistema di referraggio anonimo, doppio, triplo, in questo caso triplo a mio avviso, come è anche l'esperienza olandese o come è l'esperienza della Camera Arbitrale di Venezia, per esempio, e lo applichiamo al settore dell'autenticazione. Facciamo fare le perizie, le facciamo fare a tre enti separati, tre periti separati che mettono in campo i loro metodi, arriveranno a una loro conclusione, la somma delle perizie, sì, sì, no, 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 sì, o tutto no, tutto sì, arriveremo a una soluzione. Ed è quello che però in ambito internazionale, qua in Italia, mai che potrà accadere, perché subito si potrebbe dire, no, a livello di costi insostenibile. Non è vero. Perché in ambito internazionale, soprattutto nel contesto americano, questa è la via che stanno prendendo. Ma se lo facciamo noi con le nostre ricerche, che dobbiamo riscrivere gli abstract 30 volte perché abbiamo cambiato una parola, forse possiamo farlo anche per la tutela del patrimonio culturale. Quindi io sposterei un attimo e lì allora mettiamo a confronto i metodi, mettiamo a confronto i risultati. Però io non sono convinto sui centri regionali. Ci vorrebbe un organo dello Stato certificatore e non sono neanche d'accordo sulle fondazioni, perché se dopo andiamo in giudizio la parola della fondazione, come tante sentenze di Cassazione, vale zero, come la parola dell'artista stesso in realtà. Quindi su quello mi terrei un po' distante. Comunque la Sindone insegna un sacco di cose su questa cosa qua, dei tanti laboratori che fanno le analisi in parallelo. Grazie. No, ma cambio un po' il discorso, ma è un po' che abbiamo proiettata questa doppia immagine con cui ci ha lasciato Isabella, no? Con un interrogativo, qual è l'originale e quale è quello che non è l'originale, che cos'è? Esiste un originale solo, perché può essere una replica, può essere una copia, può essere un falso. Sono tutte eventualità che rispondono a situazioni e a funzionalità diverse. Bisogna vedere qual è il contesto, naturalmente, e anche qual è l'intenzione. L'intenzione è stata appena nominata oggi. Io avrei un bel esempio, ma magari lo propongo dopo nella tavola rotonda. Perché naturalmente, perché si abbia un falso, bisogna che ci sia l'intenzione del falso. Ci sono state della cena a questo proposito, ecco. E quindi, ora come ora, se io dovessi dare così un'impressione assolutamente personale in base a quello che vedo, direi che magari è una replica dello stesso autore che ne ha fatti due esemplari, assolutamente identici, perché aveva un unico modello e magari ce n'è anche un terzo, un quarto, vai a sapere. Allora il problema si sposta, l'argomento si allarga, sono originali tutti, lo è il primo, gli altri cosa sono, lo ha fatto lui, ha dato solo il disegno, è stato poi realizzato da qualcun altro, insomma il discorso si complica, ecco, e tutto nasce vedendo queste due immagini una uguale all'altra. Posso aggiungere, non sono proprio uguali, una ha la cornice, l'altra no. Infatti il proprietario al quale abbiamo mostrato l'altro ha detto beh allora tengo questo perché c'ha già la cornice, così risolvo almeno questo problema. Comunque si torna al grande problema dell'originale, che significa originale?
Mi sembra che stiamo anticipando un po' la tavola rotonda, per forza, perché stiamo registrando il dibattito che magari riprendiamo tutti quanti dopo. Vabbè, così vi ricordo, le statue romane del secondo secolo, lui le ha accennate, sono originali o sono copie di Fidia? Sono copie, sono esatto. Sono originali? Che le statue romane, devo dire. Il problema, diciamo, della piaga dei CTU nei tribunali ed è determinato dal sistema della tesoreria, perché se ti nominano CTU, vai, fai un lavoro fantastico, preciso, e poi ti vedi la fattura ridotta al 50%, lo fai ancora un'altra volta, poi la terza non vai più. E quindi lì chi va? Chi va? Chi non, o lo sprovveduto che non sa il sistema della tesoreria di ridurre il 50% la fattura, o quello che si accontenta. È quello il problema. Quindi è il tribunale stesso che crea, diciamo, l'incompetenza, fra virgolette. Posso aggiungere una cosa? No, scusa. Siccome questo è un argomento che riprendiamo nella tavola rotonda, vi pregherei di soprassedere in questo momento e di continuare in un secondo tempo, così pensateci tutti, perché queste sono le domande che ci dobbiamo porre, a cui non dico dare una risposta definitiva, ma perlomeno lanciare un sasso per il nostro futuro e per tutti questi problemi che tu hai annunciato. Direi quindi di chiudere un po', visto che si è parlato di diagnostica applicata quantomeno alla conoscenza di fare l'ultima parte della nostra giornata, che era la presentazione di questo libro che è in fase di pubblicazione, o è pubblicato, però è in fase, diciamo, di distribuzione, che è appunto il libro Analytical Chemistry for Study and Painting and Detection of Forgery, della Colombini, Degano e Nevin. Stavo a presentarlo, poi dopo inizieremo il dibattito, appunto. Molto, molto brevemente, avete trovato questo? Avete trovato la copertina di un libro che io speravo fosse già disponibile in questi giorni, ma abbiamo avuto un ritardo nell'edizione, nella correzione delle proof, per cui mi auguro che questo libro venga fuori per Natale, quindi mancano ancora pochi giorni, devo dire, ad averlo fisicamente in mano. Mi spiace, avrei voluto portarvelo qua. Vi ho portato solamente una fotocopia, tutto qui. Lo troviamo tutti sotto l'albero? Tutti sotto l'albero, anzi piccolino con dei fiocchettini sopra l'albero, va bene. Perché un Analytical Chemistry for the Study of Paintings and the Detection of Forgeries? È un'idea questa che è nata non molto tempo fa, devo dire. In realtà il primo approccio con queste tematiche l'ho avuto da tempo, ovviamente, però mi sono imbattuta in un convegno in Olanda, all'AIA, Authentication in Art, è un'associazione in realtà internazionale che accomuna restauratori, diagnosti e soprattutto molti avvocati, devo dire, sia inglesi, sia olandesi che americani, e uno solo che io sappia italiano di Milano, di cui non ricordo il nome. Ecco che ho detto, ma guarda, l'interesse è alto, è altissimo, però ho visto una grave mancanza di informazione a livello scientifico, cioè di dove si parte e di dove si vuole arrivare. Non che io voglia mettere, dica, sono arrivata io, ora spiego a tutti come si fa, da qui in avanti si fa così, per carità, no. Però mi sono accorta che un pochino più di informazione scientifica dal punto di vista delle mie discipline era necessaria per far comprendere proprio non le questioni legali, ma far comprendere anche ai legali che cosa facciamo noi e come possiamo essere utili, che cosa si può dire in questo campo. Diciamo che questo era un'idea in embrione, e poi nel 2019, durante un congresso a Ghent, mentre parlavo con Jennifer Maas, che è una delle autrici
forti di questo libro e, ed anche associata a Authentication in Art, e parlando con Robert Van Long, che è il direttore del, del Dipartimento Scientifico e di Conservazione del Rijksmuseum, mi hanno convinta a buttarmi, diciamo, in questa avventura. In questa avventura non ci si entra da soli. E quindi ho chiesto a Ilaria Degano, alla professoressa Ilaria Degano, di aiutarmi a, a riuscire a invitare i vari autori a scrivere dei capitoli che fossero mirati a questo aspetto. E Austin Nevin, che molti di voi conoscete, si è, che attualmente lavora al Courtauld Institute e che è stato ben felice di dare, di operare anch'esso nella formazione di questo libro e quindi nella sua edizione. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di invitare, far scrivere a autori più o meno di fama internazionale le loro esperienze e la loro attività in questo campo. Il libro è così diviso in quattro sottocapitoli grandi, diciamo, dove, dove abbiamo messo insieme quali sono gli approcci, quindi l'approccio che una persona deve avere per l'autenticazione delle opere d'arte. Una seconda parte che riguarda la caratterizzazione dei dipinti con tecniche digitali, una terza che riguarda la caratterizzazione materica dei dipinti tramite le tecniche strumentali, quindi spiegando quali sono le tecniche che debbono essere applicate, e una quarta parte che riguarda l'analisi utopica per l'autenticazione e infine dei case studies, dove c'è anche una parte che riguarda una, la legislazione. Vuoi continuare? Sì. Brevemente, nella prima parte riguardante i diversi approcci che si possono avere per l'autenticazione, abbiamo un, diciamo, una rassegna da parte della dottoressa Tammers dell'Università di Leiden e il dottor Erdmann del Rijksmuseum riguardante appunto che cosa è il contributo, qual è il contributo che lo scienziato può dare alla, alla conoscenza, all'autenticazione. Jennifer Maas, che è appunto uno dei membri della Fondazione Authentication in Art con sede all'AIA di cui parlava la professoressa, insieme a altri collaboratori provenienti da istituzioni e musei di New York, quali per esempio il Metropolitan, si è invece concentrata su quali sono le sfide e le domande legate all'attribuzione delle opere d'arte tramite un esempio particolare delle opere di Yves Tanguy. Il terzo capitolo invece è stato prodotto da me, la professoressa Colombini e Austin Nevin e riguarda, diciamo, una panoramica abbastanza stringata sui materiali presenti nel, nella pittura e sui possibili metodi che possono essere impiegati per ottenere le diverse, questa è l'opera di Tanguy, ottenere le diverse informazioni necessarie. La seconda parte ha due capitoli fondamentali. John Delaney e Catherine Dooley, che molti di voi conoscono, della National Gallery di Washington, hanno scritto questa parte fondamentale sui dati che cosa si può sapere utilizzando le tecniche di imaging nel visibile e nell'IR. È un lavoro ben fatto, spiega molto bene e spiega che cosa ci danno in realtà queste, quali sono le informazioni che si possono avere. Che c'è? Lui. C'è poi
un capitolo che io ritengo decisamente innovativo, perché qui si parla realmente di un'intelligenza artificiale applicata in maniera diversa da come in genere sappiamo applicarla. Qui ha elaborato questi metodi Ahmed Egmal dell'Università di New York e insieme a Yang Kang è divulgata da Milko Van Leeuwen, che è il direttore della Fondazione Authentication in Art. Devo dire che tramite gli algoritmi che Ahmed è riuscito a mettere a punto è possibile riconoscere, non dico la pennellata di un artista, ma quasi. Ecco, è riuscito a fare un sistema informatico estremamente potente, ma soprattutto è auto-learning, per cui riesce a immagazzinare tutte le informazioni possibili e a digerirle in maniera tale da riconoscere in maniera oggettiva, per quanto sia possibile, quello che è il disegno di un artista. Ora attualmente sta estendendo queste conoscenze alla pennellata dell'artista, che è ancora molto più difficile, quindi partendo da radiografie o da immagini ad alta risoluzione, quindi da acquisizioni imaging ad alta risoluzione, riesce ad arrivare a dare una soluzione del, diciamo, sufficientemente oggettiva. La terza parte è la più corposa ed è quella che riguarda quali tecniche utilizzare per ottenere quali informazioni, o meglio, quali domande possiamo fare a quali tecniche. Nel capitolo 6 il gruppo dell'Università di Pisa si è occupato di descrivere come la pirolisi analitica possa dare informazioni sulla componente organica nei dipinti e questo argomento è stato approfondito per quanto riguarda altre tecniche di spettrometria di massa e fenata nel capitolo 7 dal gruppo della Cultural Heritage Agency di Amsterdam in un capitolo di Ines van der Werf e Klaas-Jan van der Berg. Poi abbiamo un capitolo sulla fluorescenza per l'analisi dei dipinti a cura del nostro collega Austin Nevin del Courtauld Institute, mentre i capitoli 9 e 10 si occupano dei pigmenti. 9 si occupa dei pigmenti organici e delle lacche che si possono analizzare tramite tecniche cromatografiche ed è presentato da me e dalla collega Francesca Sabatini, mentre il capitolo 10 riguarda l'analisi tramite spettroscopie Raman e Raman-SERS, che riguardano quindi sia i pigmenti inorganici che i pigmenti organici e ci vengono presentati da Anastasia Rusacchi e Peter van den Abele dell'Università di Ghent. Infine i capitoli 11 e 12 riguardano le applicazioni della luce a sincrotrone all'analisi di dipinti, in particolare il capitolo 11, nel capitolo 11 un nutrito gruppo di studiosi coordinato da Koen Janssen dell'Università di Anversa ci presenta i metodi basati sull'imaging condotto con metodi con raggi X. Viceversa, il capitolo 12 si concentra di più sull'imaging di stesure pittoriche a olio e lo studio della composizione e degradazione tramite tecniche alla luce di sincrotrone. In questo studio è stato coordinato dal professor Loic Bertrand, che è stato a lungo direttore della Beamline di Soleil, dedicata ai beni culturali, e che adesso si trova a Paris-Saclay. Non poteva certo mancare la parte della datazione. Qui avete due capitoli che riguardano due aspetti diversi. Il primo, scritto da Van der Plink dell'Università di Groningen in Olanda insieme alla dottoressa Irena Aidas dell'ETH in Svizzera, fanno vedere come si fa proprio e quanto poco sia il campione necessario per poter datare un oggetto e portano degli esempi significativi. L'altro capitolo riguarda una cosa estremamente specifica, ovvero come il rapporto isotopico del piombo
e quindi nel bianco di piombo, ci possa portare alla conoscenza della provenienza di un quadro e quindi alla sua finale autenticazione. Uno degli autori qui presenti, Paolo D'Imporzano, se volete fargli delle domande, lo trovate in sala. L'ultima parte, che chiude la carrellata, comprende casi di studio selezionati dalla dottoressa Viva Bernstock del Curtwood Institute di Londra, nota esperta di autenticazione, che ci conferma come integrare lo studio tecnico e l'analisi chimica può aiutare non solo nel restauro e nella conservazione, che sono gli obiettivi principali del Curtwood Institute, ma anche nell'autenticazione, e ci mostra quindi dei casi di studio che comprendono numerose immagini e macrofotografie estremamente interessanti. L'ultimo capitolo invece, per l'ultimo capitolo dobbiamo ringraziare Jana Farmer, avvocato americano che si occupa proprio di autenticazione, che ci fornisce un punto di vista molto alternativo sulla questione, almeno rispetto, diciamo, agli altri capitoli, prendendo in esame alcuni casi giudiziari eclatanti e discutendone gli aspetti legati all'autenticazione. In sintesi, abbiamo cercato di toccare tutti gli argomenti che in questo campo dovrebbero essere fondamentali. E dovrebbe essere questo un libro che ricorda a tutti noi le conoscenze che dobbiamo avere in questo campo per poter, non dico dire che è vero o falso, ma perlomeno per arrivare a una definizione di ciò che stiamo osservando. Io spero che questo diventi un libro utile per tutta la comunità e presto sarà disponibile. Grazie. Bene, direi che siamo arrivati al momento che spero molti ci aspettavamo, ovvero quello di affrontare la nostra tavola, chiamata tavola rotonda, che la tavola è essere semplicemente un momento di confronto con tutti voi. Inviterei però su un attimo Giorgio Bonsanti, se possibile, a unirsi a me e a Perla. In quanto anche parlandone a tavola veniva fuori, emergeva un attimo un po', come si può dire, non dico un'assenza, ma quantomeno una carenza dal punto di vista della presenza della storia dell'arte in questo contesto. Quindi lascerei a lui il compito di lanciare quello che comunque è il tema che è scritto in realtà, ovvero al quale poi sareste tutti invitati a rispondere, o meglio, ognuno a dare la propria opinione. Siamo veramente capaci di distinguere tra un vero e un falso? Ma grazie allora. Sì e no, nel senso che ci si prova, poi naturalmente se ci si riesce o non ci si riesce, dipende. La mia impressione, sai, io mi occupo soprattutto di arte non contemporanea, diciamo, e soprattutto di dipinti o statue policrome e così via. In questi casi io credo che da un concorso di tutte le competenze si deve arrivare ad un risultato molto molto verosimile, tutto sommato, ecco. Ma richiamo comunque, visto che cortesemente Lorenzo mi invitava come storico dell'arte, che in ogni caso l'argomento di queste due giornate di studio si concentrava sulle metodologie scientifiche per identificare falsi nell'arte, quindi insomma il contesto è quello sostanzialmente scientifico. Però ecco, qui vale quanto dicevo prima sulla integrazione di tutte le competenze possibili. Ci sta anche che qualche considerazione si faccia, proprio perché se noi non mettiamo davvero in campo tutte le possibili maniere di affrontare l'argomento, può darsi che non siamo in grado di utilizzare quella che potrebbe rivelarsi decisiva nell'occasione speciale. Facciamo così, siccome mi veniva in mente appunto un esempio quando parlavo del falso come intenzione, no? Cioè si ha falso quando chi lo realizza ha in mente proprio un suo sfruttamento specifico in quanto tale. Vi menziono brevissimamente un caso sul quale mi sono fermato a ragionare di recente, visto anche che è stato brevissimamente menzionato ieri,
che è quello della cosiddetta bella principessa riferito a Leonardo da Vinci. È un dipinto di piccolissime dimensioni, si potrebbe quasi chiamare una miniatura, ma insomma sono 20 centimetri su pergamena, che si trova ora in una collezione privata americana, che è stato molto dibattuto sulla possibilità di un'attribuzione a Leonardo. E tanto per sintetizzare le idee correnti in proposito, un eccellente storico dell'arte inglese che si chiama David Exurgeon si è così espresso: o è Leonardo o è un falso, cioè non c'è una terza possibilità, non potrebbe essere un seguace, un collaboratore, così, o è Leonardo o è un falso fatto veramente bene. E allora qui sarà poi compito di qualcuno di provare a stabilire se si tratti di un falso oppure di Leonardo. Però allora, per tenere conto di quanto sia opportuno avere presenti tutti i parametri che possono indurci a valutare, ne richiamo uno che è stato anche questo menzionato ieri, quello della provenienza. Naturalmente la provenienza è di un'opera, è essa stessa oggetto di falsificazione. La quantità di timbri falsi e di false attestazioni di provenienza è assolutamente ovvia, perché nessun falsario che si rispetti mette in circolazione un'opera se non corredandola di tutto quello che può servire a sostanziare la sua, così, il suo ingresso nell'argomento. Però nel caso della cosiddetta bella principessa c'è una situazione particolare che a me personalmente fa quindi, allo stato attuale delle cose, pencolare molto di più sul Leonardo che non sul falso. Vale a dire, quest'opera, che potete trovare facilissimamente in rete, se vi ricordate basta digitare bella principessa e magari ci aggiungete Leonardo e vi compare subito, era proprietà di un pittore e restauratore che si chiamava Giannino Marchigge, triestino, ma che aveva abitato soprattutto a Firenze e poi nell'ultimo periodo della sua vita in Svizzera. Marchigge era un eccellente pittore e nel 1925 entrò nell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, di cui io sono segretario generale, quindi è un argomento che conosco un po' per conoscenza diretta, con un bellissimo dipinto di grandi dimensioni che raffigura la morte di un autore, anche questo lo trovate naturalmente cercandolo, che dimostra quali erano le sue capacità proprio come pittore esecutore. E poi si è dedicato al restauro, ha studiato con Augusto Vermeeren, che era un famoso restauratore fiorentino, uno degli, di coloro che hanno introdotto i raggi X nel restauro negli anni 30 ancora nel nostro paese, e Marchigge era diventato uno dei restauratori preferiti usati da Berenson sulle opere fiorentine che aveva appunto a Firenze. Ora, dopo la morte di Marchigge, questo piccolo dipinto era passato, era rimasto di proprietà della vedova, che si chiamava Jeanne, anche lei, era una svedese ma poi naturalizzata svizzera, e quando fu presentato ad una casa d'aste e messo in vendita, aveva un'attribuzione come seguace del ghirlandaio da parte di Marchigge, che la casa d'aste tramutò in Nazareno tedesco della metà dell'Ottocento, e come tale fu venduto a, mi pare, 40.000 euro, che era poi una valutazione molto alta per un Nazareno tedesco dell'Ottocento. Quindi l'idea di Leonardo è venuta dopo. I proprietari fra l'altro l'hanno gestita molto male, devo dire, perché naturalmente poi bisognerebbe saperci costruire un consesso intorno, fare le cose gradualmente, andare nelle sedie, nelle occasioni giuste e così via. Però qui davvero, perché si possa pensare a un falso, manca uno degli elementi in questo caso che io riterrei essenziale, vale a dire il guadagno illecito naturalmente. Perché se a un certo punto io voglio mettere sul mercato un falso Leonardo, ce lo metto come Leonardo e cerco di ottenere, se non 450 milioni di dollari, perlomeno una cifra imponente. Se lo presento come Nazareno tedesco dell'Ottocento e il proprietario me lo passava come seguace del ghirlandaio, ecco che evidentemente manca
uno dei parametri fondamentali per identificare la intenzione del falso. Scusate, vi ho menzionato questo aspetto soltanto proprio per ritornare su questo punto della integrazione totale di tutti i punti di vista secondo cui si deve valutare l'argomento. Poco fa Lorenzo Apollonia, rispondendo alla collega che si era dichiarata, diciamo, disponibile ad assumersi orgogliosamente la responsabilità delle proprie valutazioni in merito, le aveva detto sì, dice, ma nessuno discute i tuoi risultati, ma si può discutere per esempio il tipo di approccio che tu hai seguito in questa occasione. Qualcun altro potrebbe dire io ne seguo un altro ed arrivo magari a risultati diversi, insomma, per richiamare naturalmente la complessità di tutto il settore. Quello che conta dove c'è complessità è che ci sia trasparenza, naturalmente, che si capisca perché ci si comporta in una determinata maniera, quali sono le motivazioni e quali sono le metodologie che abbiamo seguito, e che ci sia modo quindi, come posso dire, di non lasciare coni d'ombra in un ambito che è sicuramente estremamente delicato, perché poi naturalmente quando girano questioni di denaro, spesso anche molto molto forti, molto rilevanti, tutto diventa inquinato in partenza. Ecco, questa trasparenza alla quale tendiamo non è facile ottenerla. Comunque queste due giornate per me sono state di grandissimo interesse, proprio anche per come gli organizzatori hanno saputo cucinare degli argomenti diversi, che concorrono tutti quanti naturalmente a valutare l'ambito del quale stiamo parlando. E aspetto davvero sotto l'albero di Natale questo libro confezionato da Perla e dai suoi collaboratori tutti quanti, perché ecco, è importante, credo che veramente mancasse, cioè l'idea di mettere sul mercato un libro che non fosse soltanto di carattere storico come quelli tradizionali che da otto corsi in poi che conosciamo, oppure vari cataloghi di mostre che sono stati fatti, quello di Gianni Mazzoni a Siena, eccetera. Attualmente c'è tuttora a Trento, si ricordava, a Rovereto, una mostra interessante su Alcedo Sena e così via, ma invece proprio secondo l'argomento di queste due giornate, come si affronta l'argomento proprio secondo le metodologie scientifiche per identificare. Poi appunto sappiamo che le metodologie stesse devono essere integrate, lo diceva molto bene anche Marco Nicola, io faccio il mio lavoro, vi porto tutto questo e poi naturalmente ci vogliono anche tutti gli altri e tutti gli altri. Quindi che cosa dite? Volevo aggiungere una cosa. Siccome le metodologie cambiano con una velocità impressionante di questi tempi, proprio per questo, questo libro ha visto la sua nascita praticamente meno di 2 anni fa. E ho chiesto agli autori proprio di mettere le cose più attuali possibile, perché facilmente vengono sorpassate. Ecco che questo è stato uno sforzo particolare nel produrre questo libro, cioè fornire alla comunità un qualcosa che è attuale, con bibliografia che è veramente attuale e non obsoleta. Fra le varie problematiche, poi vi lascio parlare a voi, l'arte contemporanea ci pone dei problemi che prima non c'erano, e le fondazioni stesse ci creano ancora più problemi. Mi è venuto in mente Sollevit, è questo un originale? Sapete che la fondazione, quindi la famiglia, ha preso le ricette scritte da Sollevit, c'aveva i vari pittori nelle varie parti del mondo, per cui ad esempio qui in Italia io conosco Villa Celle, dove ci sono le piramidi dipinte di Sollevit, ma non è lui che le dipinge, ma aveva dato incarico a un pittore fiorentino, bravissimo tra l'altro, che ora è deceduto, di eseguire secondo le sue ricette, secondo i suoi disegni, questi murali che sono a Villa Celle. È questo l'originale che intendiamo noi o esiste qualcosa di diverso? La parola a voi, chi vuole pronunciarsi, innanzitutto se siamo in grado di distinguere un falso da un vero. Grazie. Beh, questo è un caso emblematico
di Soglioid non si comprano le opere, si comprano i certificati. Quindi è già dichiarato ex ante. Quindi tu hai la possibilità, finché hai questo certificato, di riprodurre la sua opera dove vuoi, come vuoi, purché non ce ne sia una prima. Quindi devi distruggere quella e poi riprodurre l'altra. Questo è il mercato dell'arte contemporanea. Adesso ti porto Arturo Martini, il Leone di Giuda. Lui fa un progetto sul Leone di Giuda, che è questo monumento che doveva essere portato ad Addis Abeba, dove c'era il leone che strangolava, e Giuda che strangolava il leone, quindi che dimostrare la potenza dell'Italia contro il leone africano, eccetera, eccetera. Il fonditore fa la prima esecuzione su una struttura troppo grande, cioè è troppo grande, la fusione non avviene, gli resta un lacerto. Arturo Martini dice non mi interessa, perché non la voglio, così non è venuta, cioè c'è un buco, eccetera, quindi ridimensiona il tutto e fa la composizione ad un livello più basso. E dice al fonditore, rifondi tutto. Il fonditore non lo fa, si tiene l'oggetto e lo rivende. È di Arturo Martini? No, non è stato archiviato e riconosciuto come di Arturo Martini. No, ma io sono d'accordo, però queste sono le logiche del mercato dell'arte contemporanea, quindi il mercato non lo recepirà perché non lo riterrà di Arturo Martini, perché non è un'opera archiviata. Cioè, il mercato l'ha ritenuto di Arturo Martini, te lo dico io. Adesso ha un valore di circa 1 milione di euro, quindi... Si vede che è stato... Ringrazio ancora per questo bellissimo convegno, perché mi diverto sempre di più. Ringrazio tutti voi, veramente. Una cosa che volevo aggiungere, però, che secondo me anche sarebbe bello che da due giornate come queste, che secondo me sono molto significative e che nascono all'interno di un'organizzazione come l'IGIIC, che è comunque un'organizzazione di conservatori, di restauratori, venga un appello internazionale al fatto di tenere più in considerazione la parte del restauro, che purtroppo nel mondo dell'autenticazione è sempre un po' subordinata e trascurata, perché moltissime delle opere che vengono considerate false in verità sono opere che hanno subito interventi di restauro e non vengono riconosciuti. Quindi secondo me sarebbe veramente importante che l'Italia, che ha questa grande tradizione del restauro, si ponga come un punto di riferimento, dicendo attenzione, la storia del restauro, il restauro, sono materie che sono indispensabili in un corso di diagnostica che deve formare a chi deve riconoscere i falsi. Perché se ad esempio, non so, su un dipinto è stato applicato magari il metodo Pettenkofer negli anni che furono, io avrò i pigmenti mescolati e arriverò io a misurare magari su una ridipintura, quella che una volta una ridipintura trovo del cobalto, trovo del titanio, e dirò che il quadro è falso, distruggendo enormi quantità di valore e di opere d'arte. Quindi secondo me sarebbe veramente importante, a margine di un evento come questo, che si proprio come organizzazione di restauratori si mettesse il punto su questo ruolo, secondo me importante. Devo dire che sono abbastanza d'accordo, perché diffido molto io del bianco di titanio, il bianco di zinco, il bianco di bario che troviamo in opere ovviamente ovviamente non contraffatte, no, perché sono in realtà frutto di molti restauri, e soprattutto spesso e volentieri i campionamenti sono poco mal gestiti in partenza, per cui poi alla fine si riesce a ottenere dei dati, si danno delle affermazioni come quelle che hai detto tu adesso su delle opere, sbagliando completamente il tutto, perché non si è sbagliato nell'impostazione dell'approccio verso l'oggetto, insomma, su cui si fa degli studi. È un problema questo, è un problema proprio di capacità anche dei diagnosti e del gruppo che si mette a fare diagnostica insieme con i diagnosti, quindi prendendo i conservatori, i restauratori, di identificare esattamente i punti di campionamento che sono veramente importanti. Sì, se posso aggiungere soltanto una parola proprio sul punto dei restauri alzato da Marco, prima di passare poi il microfono. Ieri c'è stato mostrato il Salvator Mundi di Leonardo, che sta adesso probabilmente a Abu Dhabi o dove cavolo si trova, no?
è stato restaurato due volte in realtà. La prima, prima della mostra che fu tenuta su Leonardo nel 2011, se non sbaglio, a Londra, e la seconda prima della vendita supermilionaria. E la stessa restauratrice quindi è intervenuta a due stadi, a seconda evidentemente di quello che veniva richiesto in quel momento. È un'opera, ora non entro naturalmente sulla discussione dell'oggetto in sé, ma fortemente lacunosa, e spesso lacunosa anche in parti che sono molto determinanti, per esempio per l'espressione stessa del viso, della figura e tutto. Per come è stata restaurata, con una integrazione pesantissima, imitativa e, come posso dire, meno imitativa, ma che se l'è inventato, diciamo, sarà purtroppo per sempre impossibile sapere quale sia il testo reale col quale abbiamo a che fare e quindi potersi esprimere con una certa affidabilità su un argomento così delicato e discusso come quello dell'autografia leonardesca di questo dipinto. Già Cavalcaselli a suo tempo diceva: per favore non me li integrate, perché sennò io da storico dell'arte non riesco più a capire cosa c'è e cosa non c'è, non riesco ad esprimermi in maniera oggettiva ed affidabile. Ecco, ma per chiudere, nel convegno che fu tenuto appunto a Londra, immagine alla mostra, ci fu uno, che ero io, che a un certo punto prese la parola alla fine e domandò ai responsabili di questo restauro se erano soddisfatti del risultato. Con aria di sfida, Luke Sison, il funzionario della National Gallery, che lo aveva in qualche modo ispirato, dal National Gallery di Londra, mi guardò e mi rispose: sì, io sono perfettamente soddisfatto. I'm quite happy about that. E io dissi soltanto: va bene, è buon per te, eccetera, capito? Quindi, caro Marco, concludendo, purtroppo su questi punti non ci sarà mai la possibilità di capirsi, perché abbiamo dei punti di vista troppo diversi relativamente a questioni di base come questi. Però certo, hai ragione, il restauro naturalmente c'entra la sua parte. Scusate. Salve. Chiederei Sara anche Bassi, di presentarsi. Così Sara magari... Bassi, restauratrice. E... diciamo, a conclusione di queste due giornate, facevo una valutazione e mi ricollego con quanto detto adesso, no? Stavo scorrendo un po' il programma e ho visto che più o meno sono stati 16 interventi. Su questi 16 interventi, perdonatemi se mi sono persa qualcuno, ma ci dovrebbero essere state più o meno 4 restauratrici che hanno parlato, quindi se la matematica non è un'opinione siamo al 25%. Dividendo più o meno equamente, direi che un quarto sono restauratori, un quarto sono storici dell'arte, archeologi, quindi ambito diciamo umanistico, un quarto esperti scientifici e un quarto direi vari ed eventuali, senza sminuire però giuristi, galleristi, carabinieri, eccetera. Poi il momento conviviale è sempre un bel momento, no? Di confronto, per cui ci sediamo al tavolo, siamo 8-10 persone e ti trovi circondato da un grandissimo numero di restauratori come te. Tanti qui siamo restauratori e poi sento dire spessissimo che questo gruppo di lavoro che si deve occupare dell'autenticazione è un gruppo in cui devono essere presenti giustamente lo storico dell'arte, l'archeologo, insomma, e l'esperto scientifico, il diagnosta. Quindi mi domando, ricollegandomi appunto, che contributo possiamo dare noi restauratori? È una domanda retorica, nel senso, io una risposta me la do, nel senso, in base all'esperienza chiaramente di ognuno e a i lavori che si è trovato ad affrontare nella sua vita lavorativa, insomma nella sua vita professionale, e l'esperienza che ha fatto, può essere può aver approfondito un certo periodo, un certo artista, dei materiali, magari non so, ha lavorato per dire con Mattia Patti nello studio dei materiali dell'Alle Frank, o su, non so, l'autenticazione del quadro di Carrà.
diciamo che siamo fra quelli che mettono di più le mani e gli occhi sulle opere, quindi qualcosa ce l'abbiamo da dire anche noi, credo. E perché quindi si ritiene così importante che ci sia in questo gruppo di lavoro, in questo comitato scientifico, il diagnosta, l'esperto scientifico e lo storico dell'arte, l'archeologo, l'antropologo e l'architetto, eccetera, e non si dice mai anche il restauratore? Scusami, ti devo interrompere subito perché forse non hai ascoltato bene cosa ho detto io, perché io quando ho parlato di, ovviamente contemplavo il restauratore. Premetto che come presidente del gruppo italiano aborro, come diceva quello lì che si occupava di sport, il concetto che siamo ancora in un contesto in cui abbiamo un obiettivo comune, tutti quanti gli operatori scientifici intorno alla conservazione, e intendo conservazione, come ho detto all'inizio della prima giornata, il termine utilizzato a livello internazionale ormai col concetto di cos'è conservazione, quello dell'ICOM e dell'UNI e del CEN, eccetera, eccetera, continuo a non sopportare molto il concetto di classe, restauratori, diagnostici, cose di questo genere. Quando parlo di un intervento, e l'abbiamo anche detto prima, quando si è parlato a suo tempo di creare, quando io ho parlato quantomeno, di creare questi gruppi di esperti a livello regionale che potrebbero, chiaramente comprendo tutte le categorie che sono presenti nel concetto della conservazione. Ovviamente, quel momento in cui io dico che ho bisogno di qualcuno che mi dice dove devo campionare, tanto per essere pragmatici, io non intervengo mai su un'opera senza aver chiesto al restauratore dove devo campionare, perché se va lui, che come dici giustamente tu, è stato quello che ha avuto questo oggetto sotto mano per una settimana e se l'è guardato tutto, mi sa dire dove secondo lui c'è avuto dei ritocchi, dove ha avuto delle cose, dove ha avuto tutta una serie di cose, per cui non vado a campionare dove non mi interessa, tanto per capire, se devo fare un discorso di provenienza vado a campionare un ritocco, trovo il bianco di titanio e dico no, questo è un falso. Cose sono successe, come giustamente ha detto Marco prima, perché sono successe, ma sono successe perché probabilmente questa relazione e questo dialogo fra tutte le categorie che sono presenti intorno ad un soggetto che è il bene culturale, di cui dovremmo essere tutti consapevolmente responsabili, non dialogano fra di loro spesso e volentieri. Quindi stai tranquilla. Allora, poi se c'è il 25% delle comunicazioni fatte ai restauratori, questo è un po' un problema anche del come si dice, noi facciamo una call, cerchiamo una chiamata, chi ci vuole parlare? Quindi se qualcuno ha da presentare dei lavori, ci manda dei lavori, vengono valutati con un comitato in cui ci sono restauratori e si decide quali sono i lavoratori che vanno bene. No, voglio solo difendere un attimo questa posizione perché non mi piace mai essere frainteso. Il fraintendimento sul gruppo italiano è molto forte. Sappi che noi siamo tacciati dai miei colleghi diagnosti, non vengono ai nostri convegni organizzati dal gruppo italiano perché dicono che sono i convegni dei restauratori. E già questo mi dà un fastidio enorme, l'ho scritto più volte, perché non è un convegno, è un convegno di conservazione. Mea culpa. Evidentemente mi sono persa un passaggio. Non c'è problema. Non volevo fare classismo, come vedi, assolutamente. Ci confrontiamo, non ti preoccupare. No, è un problema di conoscenza molto spesso. Cioè. Qualcun altro che vuole rispondere? Cioè, ancora nessuno mi ha detto se siamo in grado o meno di riconoscere un falso. Ecco, adesso risponde. Vai. Sì, non è la risposta a questa domanda, ma è un discorso, se mi posso permettere, un passettino indietro quando si diceva appunto stiamo attenti a dove andiamo a fare le misure. Io, se mi posso appunto permettere, nella mia esperienza, che non è lunghissima, comunque supera abbondantemente un paio di decenni in questo ambito, se mi posso permettere, io non inizierei mai uno studio diagnostico con una tecnica puntuale, che sia l'XRF, che sia il Raman, che sia qualsiasi altra cosa, vado e cerco in questo modo, anche con il supporto naturalmente dell'esperienza, dell'occhio del restauratore, che è fondamentale in questo caso. Per ogni evenienza, visto che non costa niente, comincerei con delle tecniche di imaging che mi dicono dov'è il materiale di mio interesse rispetto a quello che può essere stato sovrammesso nel corso del tempo. Una volta che ho questa informazione, allora forse
ci vado un pochettino più mirato e mi preoccupo di meno, ecco, se nella zona che già l'immagine mi dice una zona ritoccata, restaurata, eccetera, ci trovo il bianco di zinco, il titanio o quello che sia. Cerchiamo, ecco, ognuno di noi è tanto affezionato alle proprie tecniche, però quando si fa un lavoro così complicato, secondo me bisogna mettere in campo un pochettino tutto, a partire, proprio a partire, cioè cominciando dalle tecniche più semplici per poi renderle sempre più complesse. E appunto, nel mio piccolo, io quando devo fare un lavoro di qualsiasi tipo, diciamo, quando è possibile, naturalmente inizio sempre con l'imaging e poi dall'imaging mi faccio guidare su quali sono i punti da analizzare con l'XRF, il Raman o con le altre tecniche. Ecco, questo mi sembra la filiera che ci garantisce meno errori, se volete, o meno ambiguità. Era solo un suggerimento. No, allora, scusate, poi io vorrei tornare alla domanda, però mi sembra giusto che stiamo divagando e un po' mi dà un po'... Adesso ti dico dove sta il problema. Io quando faccio dei discorsi di un certo tipo cerco di puntualizzare una realtà che io vedo da un'altra parte. Ora, chi già lavora da 20 anni e si è dedicato ai beni culturali, l'ho dato per scontato che abbia appreso e capito questo concetto. Ahimè, il nostro settore è invaso, letteralmente, da persone che cascano dentro per caso. Ti porto solo una cosa... in un convegno dell'AIAR, tu sai cos'è l'AIAR, giustamente, in un convegno dell'AIAR a Modena, qualche anno fa, una professoressa di un'università, ovviamente non si fanno nomi, dice, abbiamo fatto l'analisi del cinabro, al che invece la persona, che la Casadio, che probabilmente conosci altrettanto, che alza la mano e dice, scusa, è cinabro o vermiglione? E questa la guarda e fa, è solfuro di mercurio. Ora, la situazione in cui vive questo sistema, il nostro sistema italiano, è che c'è una grossa quantità di gente che non ha competenze e capacità, ma che poi esprime sulla base delle proprie validazioni, scusatemi, universitarie, CNR, quello che pareri e opinioni, senza avere quei 20 anni che hai tu per capire quali sono i limiti che abbiamo tutti noi nelle cose. Purtroppo questo è il momento su cui non ci andiamo solo a confrontare noi, ma si confronta tutta la platea, ovvero i restauratori che chiedono un'analisi a qualcuno che gli dà una risposta analitica molto più bella di quella che potrei fare io dal punto di vista del risultato scientifico, ma completamente fuori senso. Mi sono sentito dire che il rivestimento in gesso di tutte le ali ottocentesche del Valentino a Torino era dovuta alla solfatazione per l'inquinamento. Quando gliel'ho detto, ho guardato il tizio e ho detto, ma scusi, ma sai cos'è una solfatazione? La cinetica di solfatazione qual è? È impossibile, quello è un dipinto a gesso, punto. Ora, capisci, tutto questo genera una quantità di disturbo dal punto di vista professionale, che quando parlo di definire punti di competenza, è questo che manca, perché qui c'è gente, chiunque, è quella frase, ribadisco quella frase che c'è scritta sotto l'elenco che sì, tu, questo è l'elenco dei diagnosti, ma tu puoi anche rivolgerti a chi vuoi. Ora, tu l'hai messa sul personale, perché tu hai fatto un'esperienza di 20 anni. Io, che sono in una superintendenza, mi trovo le relazioni che mi arrivano da tutti quanti e per fare i progetti, eccetera, mi rendo conto che c'è molta gente che si rivolge alla persona che ha la competenza o a quello che ha quello strumento, perché la Paterakis, che forse non so se conosci, che è una greca molto brava, eccetera, eccetera, una grande archeometra, ha fatto una pubblicazione in cui ha fatto l'analisi di sali solubili col ciclotrone. Ora, vi sta bene tutto, però puoi immaginare cosa significa. Io lo faccio con uno spot test, tanto per capirci, insomma, ecco, cioè... Si può fare tutto nella scienza, si può fare tutto, però insomma, ecco, è calarla nella realtà. Ripeto, qual è la domanda iniziale alla quale, scusate, gradirei se qualcuno ha una risposta. Siamo in grado o meno di identificare un vero da un falso? Allora, Paolo. Aspetta. Non entriamo sul personale, scusami. Chiudiamolo lì, perché sennò... ok. Sì, vabbè. Paolo D'Imporzano, ricercatore alla Vrije Universiteit di Amsterdam. Ora, sulla domanda siamo capaci o meno, io direi generalmente sì, con qualche spazio per il no, ma mi è venuta in mente anche questa domanda. Siamo capaci come gruppo di creare un gruppo che è capace di creare un falso indistinguibile da un originale?
e usare questo come metro anche di... Secondo te? Secondo me probabilmente sì, e questo darebbe anche linfa a nuova ricerca per trovare nuovi modi per trovare falsi. Però bisognerebbe provare, nessuno ha mai provato a fare una ricerca in tale ambito, un falso vero. Di là c'è forse qualcuno? Grazie. Allora, io non so se riesco a rispondere a questa domanda posta prima, però perché volevo aprire un altro fronte che non abbiamo affrontato, mi sembra, cioè per la pittura, e si è parlato essenzialmente di pittura, penso di sì, che siamo in grado di distinguere un falso da un vero. Però io ho visto un mese fa a Rovereto la mostra di Alceo d'Ossena su questo famoso falsario di sculture rinascimentali, no? Che è una mostra interessantissima e discutibilissima, perché è un'idea di Sgarbi, che è presidente, c'ha delle idee il ragazzo, è presidente del MART, no? E ha lanciato questa idea. La mostra è discutibilissima perché, per esempio, ne parlavo anche con Giorgio qualche tempo fa, non ha le schede delle opere esposte, il catalogo. Okay? E questo, insomma, vabbè, ci sono dei saggi molto interessanti, però la domanda è, riusciamo a dire qualcosa sull'identificazione delle sculture in pietra? Sono esposte, tra l'altro, anche a ricordare un evento su cui si vorrebbe un convegno solo per quello, le teste di Modigliani, cosiddette, trovate nel fosso di Livorno, no? Che è uno dei saggi, infatti, dice, è stata una sconfitta della scienza. Ok? Su questo di tutte le scienze in quel caso, perché anche gli storici, tutti quanti abbiamo perso. Sì, noi invece lì voleva sottolineare che le scienze esatte hanno sbagliato. Non so se vi ricordate chi ha fatto le analisi sulle teste di Modigliani, l'ASL di Livorno. Beh, ti devo interrompere. Ritornando al discorso della qualifica. Scusa, esatto. Ti devo interrompere perché un collaboratore che non so ancora se vivo dell'Università di Pisa, un geologo, aveva fatto anche lui le analisi e lui sosteneva che erano un falso e è stato messo a tacere. Ecco, appunto. Ma anche quindi, questo qui, scusatemi, visto che si sta parlando, pensare che dire che sia un falso per il riconoscimento della roccia è un errore tecnico. Certo. Perché vi assicuro che a Roma, per anni, gli scalpellini romani prendevano le pietre romane e con il sistema tre punti rifacevano le statue romane. Cioè facevano delle copie, esatte, infatti non erano dei falsi puri, con una pietra irriconoscibile, perché era marmo usato in epoca romana. Scusami Paolo, ti interrompo. Sì, no, però, questo siamo perfettamente d'accordo, ma il problema qual era? Era la patina che si era formata in superficie sulle sculture. Perché... questo geologo avrà detto delle cose che evidentemente non ha gradite, ma invece altri hanno detto sì, sono almeno 60 anni che stanno nel fosso. Come hanno fatto non lo so, però la domanda è più generale. Riusciamo a pensare che le scienze possano dire qualcosa su questo? Perché per esempio D'Ossena cosa faceva? Antichizzava mediante patine queste sculture e non c'è però un saggio in catalogo su questo, sarebbe stato interessantissimo, cioè le tecniche di antichizzazione da parte di questo falsario andrebbero studiate. E possiamo dire qualcosa su queste patine, mi chiedevo, perché sulla terracotta sappiamo dire delle cose, perché sulla terracotta c'è tutto nella letteratura, no? Sulla termoluminescenza eccetera, ma sulla pietra possiamo puntare sulle patine. Che patine erano, come erano fatte, queste forme di invecchiamento, eccetera, eccetera. Vi ricordate che c'era stato un caso famoso di una statua greca del Getty in cui si era detto che, no, c'era una patina in superficie di trasformazione del marmo, che poi invece è stata smentita questa faccenda. Quindi
sulla pittura molto bene, però forse aprendo un fronte anche sulla scultura sarebbe interessante. Sì, però allora scusate, qua giù allora devo effettivamente dire due parole io. Ieri in uno degli interventi ci è stato ricordato che elementi di base per valutare l'autenticità di un'opera sono la provenienza, i materiali e la tecnica e la conservazione, e di lì poi parte tutto il resto. Io dico che c'è una condizione ancora precedente, che è lo stile cosiddetto. Se parliamo di opere d'arte, c'è quell'insieme di, come posso dire, qualità in qualche modo che le appartengono, che chi ha compiuto studi specifici in quella direzione per anni, costruendosi un repertorio di riferimento, una serie di immagini che porta dentro di sé e con sé, eccetera, eccetera, esprime immediatamente come sua reazione. Poi, naturalmente, verranno gli approfondimenti, ma intanto c'è la questione dello stile dell'opera. E allora, caro Paolo, se si parla, per esempio, delle sculture di Dalceo d'Ossena, io ti posso assicurare che li riconosco come falsi non in base a esami di carattere scientifico, ma in base allo stile, perché io sono capace di distinguere Donatello e Desiderio da Settignano e Mino da Fiesole e Pollaiolo e Verrocchio da Alceo d'Ossena, altrimenti devo veramente cambiare mestiere. Quindi questo perché non è per rivendicare una superiorità dello storico nei confronti delle altre componenti, non voglio assolutamente, dice giustamente Lorenzo, essere frainteso su questo punto, per dire che a seconda delle tipologie, a seconda dei casi, ci può essere prevalente una componente piuttosto che un'altra. Per esempio, io ritengo in linea di principio di essere capace di identificare un dipinto antico falso nei confronti di uno vero. Però non mi spingo in questa certezza fino a dire che ci riuscirei sempre. Io nella mia stanza all'Accademia delle Arti del Disegno ho una copia fatta da un signore che si chiamava Sante Pacini nel 1797 di un quadro di Fra Bartolomeo che lasciava la Toscana per andare a Vienna, dove oggi si trova, e assicuro chiunque che io non riuscirei mai a distinguere il Sante Pacini di fine Settecento dal Fra Bartolomeo dei primi del Cinquecento, perché era stato fatto in maniera strepitosa, non solo, ma riprendendo quella osservazione che qualcuno aveva fatto, riusciremmo noi oggi a fare un falso che nessuno riesce a riconoscere come tale? È molto probabile che Sante Pacini abbia adoperato esattamente gli stessi materiali di Fra Bartolomeo. Chi lo sa, potrebbe darsi che il disegno soggiacente in questo caso ci dicesse qualche cosa, ma non è detto, ecco. Questo per dire che comunque un margine di incertezza ci può sempre essere, però io avevo scritto un saggio che uscì nel catalogo della mostra fatta da Gianni Mazzoni a Siena nel 2004 che terminava con la fiducia che un falso in qualche modo, prima o poi, in qualche particolare, si tradisce sempre. Noi abbiamo visto degli esempi molto interessanti in cui, così diciamo, anche visivamente si notava delle differenze assolutamente macroscopiche. Il Modigliani falso che ci è stato presentato, beh, Capri, ma quello si vedeva anche a occhio. Però il quadro è anche notevolmente complicato. Stamani Mattia ci ha fatto vedere un Carlo Carrà del 1950 in cui lui a un certo punto falsificava se stesso inventandosi, diciamo, un modello di 30 anni prima. Ecco. Quindi il tutto è molto complicato. Quello che voglio dire, concludo, è che comunque in alcuni casi, lo stile sicuramente può essere quello che determina. Tu magari avrai delle difficoltà a riconoscere Alceo d'Ossena in base agli esami del materiale, delle patine o quello che vorrai, però in base allo stile non potrai mai confonderlo con una scultura vera del Rinascimento. Sì, sì, grazie per tutto questo, ottima precisazione, sono perfettamente d'accordo. Mi chiedevo solo quale poteva essere il contributo della scienza, al di là del contributo dello stile.
Io avrei una proposta, detto sinceramente, che è una proposta che mi sembra che continui a non tenere conto di come funziona la scienza, ma non funziona la nostra scienza, perché siamo purtroppo vittime di un concetto ancora poco calato sulla realtà dei fatti. Tutta la scienza della materia a livello internazionale, per quanto riguarda tutte le cose che avete intorno a voi, passa tramite la standardizzazione di metodologie di riferimento e di controllo. Ora, la domanda, invece la pongo un'altra domanda, magari tu Paolo mi puoi anche rispondere, anche gli altri, devo dire. Siamo effettivamente capaci o possiamo pensare di predisporre un protocollo di processo? Non sto dicendo di analisi, state attenti, non sto dicendo quale analisi fare, ma di processo per poter pensare di poter arrivare poi a definire il processo per poter identificare un'opera se appunto se è un vero o se è un falso rispetto al contesto generale, al di là del fatto che, come ho già detto l'altra volta per ieri, abbiamo un problema grosso, c'è una carenza fondamentale, l'abbiamo citata Paolo con le cose che hai fatto tu sul bianco di titanio, una carenza fondamentale di quelle che sono le banche dati dove ci possono avere i punti di riferimento che possono mettere in relazione dati fra di loro. Abbiamo una carenza effettivamente di capire quali possono essere i percorsi analitici, ma quantomeno un protocollo che identifichi il processo per poter giungere a cose di questo genere, secondo me potremmo essere anche in grado di farlo. Ora, esistono degli organi che fanno cose di questo genere, ma dove gli italiani sono assenti completamente, non gliene frega, scusatemi il termine, niente a nessuno, la standardizzazione. Sembra una frase strana. E io mi permetto, sono coordinatore dell'UNI, di un gruppo dell'UNI e di un gruppo del CEN da anni, e mi trovo quasi a guardarmi intorno vedendo un sacco di gente che racconta un sacco di cose belle ma che è assente a dire dove si deve decidere. E ne parlavo adesso, non so se c'è ancora Borgioli, sì c'è ancora, con Leonardo, ci troveremo come ci stiamo trovando, che il mondo che invece funziona scientificamente e tecnicamente in questo modo qua, ci entrerà nel nostro settore, nella nostra grande Italia di cui siamo talmente fighi e bravi, scusate il termine di nuovo, dappertutto, imponendoci e costringendoci a seguire tecniche sviluppate e normative di protocolli che sono quelli che interessano cosa? Le industrie esterne, stavamo appunto parlando con Borgioli per quanto riguarda per esempio i silicati di potassio, che sono un'invenzione tedesca. Un'invenzione tedesca che è francese tedesca, che nasce da Violette Le Duc ad arrivare fino agli anni 30, che poi è stata mollata perché creava da anni e adesso sta ritornando in auge, tanto per farci un esempio. E questo perché? Perché dietro c'è un impero economico che spinge tutto e non c'è nessuna controindicazione dall'altra parte di tipo normativo che possa dire no, guarda, questo non si fa perché devi applicare questo protocollo per capire se questa cosa funziona o no e capire che quindi quello può andare bene o no. Lo stesso discorso vale per questa cosa qua. Se io mi chiedo perché, a fronte di questi problemi qua, l'ho ribadito, lo ripeto, non vorrei, sono ripetitivo, insomma, sto diventando vecchio, il discorso appunto della mancanza di una capacità anche dal livello dello Stato di dire, beh, cavolo, è un problema italiano, avete visto i numeri oggi, dove c'è quello di Padova, ecco, abbiamo visto i numeri che ha portato appunto a loro, io lo conosco il centro di Padova, quindi hanno portato dei numeri che sono impressionanti, se uno considera un attimo di quello che è il sistema, il mercato che c'è intorno a queste cose qua, com'è che non siamo in grado di reagire in maniera... come si può dire, coerente e esatta di tutti quanti, creando magari dei gruppi, ma dando degli strumenti a chi deve operare in questa ottica qua. Poi non devo essere io, Paleschi, qualcun altro, va benissimo, ma deve avere degli strumenti che siano riconosciuti e qualificati. Non ci si può inventare sulla base delle nostre semplici capacità e anche esperienze la possibilità di affrontare tutti i temi relativi alla caratterizzazione e riconoscimento di una realtà. Ora, io la proposta che posso fare è quella di dire, ok, siamo in grado, anziché rispondere il discorso, rispondere anche a te Marco, più che fare un evento, cioè una affermazione a livello internazionale su questo problema, lavoriamo a creare un protocollo di processo, ripeto, non di analisi. Poi quel tipo di analisi che verranno fatte sicuramente dipenderanno da seconda della tipologia di materiale, perché un conto se devo fare delle analisi sui metalli tipo le monete, un conto se devo fare delle analisi dei dipinti, un conto chiaramente non posso dire che userò sempre XRF o userò sempre questo e quest'altro, ma questo fa parte poi effettivamente delle competenze specifiche che uno di noi ha.
È questo, in questo che siamo carenti, è qui che manca la risposta. Non abbiamo una base di lavoro. A mio avviso, questo. Bene, allora partiamo con questa base di lavoro. Ah, un momento, poi ti passo. Proporrei di cominciare a lavorare su questo, cioè a definire un protocollo di processo e cominciamo da pochi, in poche persone, portiamolo al prossimo convegno dell'IACCC. No, non è colpa mia, abbiamo troppe I. Siamo meglio dei francesi, i francesi sono la SFIC, quindi arrivo. Io voglio dire che questa grandissima conferenza con voi tutti, intelligentissima, io torno a casa stimolata, ma la base di questa studia è l'arte di restauro, è l'arte di restauratori, è il lavoro di restauratori che stanno per ore e ore e ore per trovare se è un falso o non è un falso. Io ce l'ho, basta. Un po' di allegria. Allora, grazie. Allora, intanto rispondo subito a Lorenzo e sono d'accordissimo con lui, nel senso che secondo me va fatto il protocollo, ma secondo me in questo protocollo un punto importante di questo protocollo deve essere: fate attenzione voi tutti nel mondo che la vita conservativa dell'opera è un qualcosa che viene sistematicamente trascurato eccessivamente in tutte queste considerazioni. Quindi bisogna, secondo me, mettere comunque l'accento all'interno di questo processo sul fatto che bisogna proprio cercare di ricostruire al meglio la vita conservativa dell'oggetto e prenderlo come punto cardine, uno dei punti cardine, magari non è l'unico, ma è uno sicuramente molto importante. Poi rispondo anche un po' alle altre cose che ho visto, se mi date un mezzo secondo. Allora, intanto il discorso della domanda iniziale che non ho risposto giustamente e ho sviato ed è molto stimolante e divertente, ed è intanto che stiamo in... Allora, mi piace addirittura quasi di più la provocazione, non mi ricordo chi è, l'hai fatto tu Paolo, bravissimo, che ha fatto, che è molto intelligente, cioè siamo in grado di fare un falso perfetto. Secondo me qua rientriamo e colleghiamo tutto di nuovo nell'intervento di Paolo Bensi, cioè qua stiamo parlando di delitto perfetto, è assolutamente analoga la vicenda, cioè il falso perfetto è il delitto perfetto. In alcuni casi diventa molto molto difficile, secondo me, per rispondere alla domanda appunto di Lorenzo, cioè se appunto dobbiamo falsificare un'opera d'arte pittorica, diciamo che le variabili in gioco e la possibilità di fare errori sono tantissime, mentre invece se parliamo delle statue, come diceva giustamente di pietra, come diceva giustamente Paolo Bensi, siamo in una situazione opposta, dove invece è molto facile purtroppo riuscire a creare un qualcosa di verosimile. E su questo, e chiudo, c'è una bellissima frase di Federico Zeri che è usata come capolinea di uno dei libri che fino a questo nuovo libro che è uscito di Maria Perla, meno male che è uscito, ma precedentemente è uno di quelli insomma più considerati, nonostante sia ormai un po' datato, che è quello di Craddock sullo studio dei fakes, forgery and copy, del 2009, se non vado errato, e il capolinea dice sul discorso delle statue di marmo, adesso la parafraso, non la cito diretta, ma comunque sul discorso delle statue di marmo, se voi chiedete alla scienza, non c'è nessun caso come questo in cui la scienza vi dirà poco niente. Cioè, quindi, il discorso di Federico Zeri è quando voi affrontate un discorso di autenticazione della pietra, le analisi chimiche e scientifiche prenderanno un po' il tempo che trovano. Un po' servono, come abbiamo visto, anche lo studio delle patine, sicuramente, però attenzione che se io ho una statua, anche, non so, romana, che è stata pulita chissà quante volte dall'epoca, quindi non c'è più nessuna traccia di patina, non c'è più nessuna traccia di
strumenti di uso che sono stati usati per scolpirla, oppure le tracce che ci sono di restauro, perché magari l'hanno ripulita con flessibili, con chissà che cosa, carta vetrata, eccetera. Io di quella patina ho perso tutto, perché non so la storia conservativa, e torniamo di nuovo allo stesso punto, dell'oggetto, e quindi quell'oggetto semplicemente, ed è di marmo di Carrara, e i romani usavano quelle cave, non potrò mai dire se è autentico o falso. Grazie. No, volevo aggiungere il fatto, visto che con Marco di questi due pranzi della parte della conservazione, dello stato di conservazione di un'opera quando ci arriva, ne abbiamo parlato più volte. Nel caso che abbiamo presentato, ma in realtà, e ve lo dico da azienda privata, sempre quando arriva un'opera, penso che sia la seconda domanda, avete per caso relazioni di restauro, ricordate per caso, cioè di veramente tutto, perché? Perché innanzitutto è un documento, perché la relazione di restauro è un documento, è una fonte, va trattata come una fonte documentale al pari dell'expertise per noi. Quando ci capitano di avere, e ultimamente spesso, stagisti, una cosa che ci permettiamo di fare sempre quello dell'osservazione dell'opera. I saggisti ci arrivano, sono persone laureate in meteorologia applicate ai beni culturali e ultimamente anche restauratori. Ho una foto che ho conservato sul mio cellulare perché ci siamo ritrovate in un periodo in laboratorio ad avere una ragazza che arrivava dalla Spagna con formazione sia da restauratore sia da una formazione scientifica, una ragazza che veniva fuori dalla Università di Firenze con formazione scientifica, una ragazza che si laurea tra due settimane in restauro. Dopo i primi input, io avrei voluto registrare le loro chiacchierate, perché avevano cominciato a parlare di conservazione, cioè ragionavano sull'opera, avevamo uno scopo in quel momento, perché a noi il cliente dà uno scopo, che è l'autenticazione, piuttosto devo portarlo a restaurare, avrei bisogno di un set di indagini che ci possa dire quanto più possibile oggi in che condizione il dipinto in quel caso, o ci può arrivare anche il broker, sto per comprare, però non so cosa sto comprando, dimmi se quello che c'è scritto, quello che hanno fatto altri, può essere valido, devo fare qualche altra cosa. Quindi capite bene che la casistica del cliente che arriva da noi e lo scopo è veramente, le opzioni sono tante. Però veramente ho questa foto che mi sa che ho anche pubblicato, ho chiesto alle ragazze se potevo pubblicarla, che è qualcosa di bellissimo, perché veramente era chiacchierare di conservazione. Quando arriva da noi un'opera, e non lo dico per noi, perciò ieri dicevo abbiamo più passi, la guardiamo veramente tanto, soprattutto nei dipinti, i bordi, quando ci arriva rintelata e non sanno né come l'hanno rintelata né quando l'hanno rintelata, ma è sempre stata a casa appesa così, c'è anche questa risposta, il tipo di chiodi utilizzati per l'applicazione sul telaio, il telaio in che condizioni è. Cioè, molte volte dico, ragazze, prima di guardarle davanti, giriamolo, cioè, osserviamolo il retro, perché ci dice tanto. Ecco, solo per dirvi, effettivamente, e nei report, perché a noi ci arrivano anche report di altri laboratori, sia esteri che italiani, la parte di conservazione, spessissimo, si è noi accennata, non gli è proprio dedicata, semmai, un capitolo, anche solo l'osservazione visiva, nel senso mi sono seduta, l'ho guardato, noto questo, e penso che sia, ecco, una parte del documento, che poi sì, la parte stilistica, giustissimo, molte volte arrivano con l'expertise già dato, e quindi su quello non mettiamo assolutamente bocca. A noi viene richiesto un'altra cosa, lo scopo è un altro, e ecco, non mettiamo bocca nel campo che non è il nostro. Soprattutto questo. Sono abbastanza d'accordo, stiamo continuando a pensare. Io faccio da anni questa osservazione, lo faccio come presidente del gruppo italiano. Io mi ritrovo spesso in convivi come questo, dove si vede intorno a noi gente che ha, prima di tutto, interesse, perché siete qua, avete interesse, avete speso 2 giorni del vostro lavoro per venire qua, pagando, facendo un sacco di altre cose, eccetera, eccetera.
Poi mi trovo però di fronte a dei numeri sui restauratori italiani, quelli scritti negli elenchi, che non corrispondono con quelli che frequentano i nostri ambienti, eccetera, eccetera. Ora, è un po' quello che dicevo prima anche a Paleschi, non me ne voglia, non era rivolta a lui, era rivolta a un contesto in cui, soprattutto i diagnosti, devo dire, frequentano poco i momenti di confronto. Io mi sono ritrovato spesso e volentieri a parlare con gente che partiva dal presupposto che già sapevano, che nella scienza è uno degli errori maggiori in assoluto. Perché? Perché qualcuno gli ha detto che sapevano, però erano giovani, tutto quello che vuoi, insomma, benissimo. Insomma. Detto questo, allora, quello che dici tu è la base sulla quale io ragionavo. Voi avete creato un processo all'interno del vostro laboratorio, chiaramente voi vi occupate di dipinti su tela, quindi chiaramente il processo... Ora c'è da capire se questo processo, nel discorso di... è possibile applicarlo in altri settori, a cominciare dalle ceramiche, ai metalli, così, arrivando alla pietra, dove chiaramente i problemi che pone Paolo sono veramente grossi, perché la pietra, ripeto, adesso che un geologo venga a dire che quello non dei falsi, può dirlo solo sul fatto che magari quella pietra lì non è una pietra locale, ti faccio un esempio, che arriva dal Giappone. Ora è chiaro che quello non prende la pietra del Giappone, ma se uno prende il marmo di Carrara qui attaccato e lo butta dentro un fosso, quello è marmo di Carrara ed è chiaramente del luogo, diventa difficile entrare in quest'ottica qua, insomma. Quindi, per cui questo è quello che si vorrei che queste esperienze qua diventassero diciamo degli esempi a cui si attingere per poter creare il protocollo in modo tale che le voci comuni, ovvero l'approccio comune metodologico che fa parte della scienza, la scienza è fatta di metodologia, l'applicazione metodologica dell'approccio sia poi quello più che possa comprendere in maniera più estesa il panorama, diciamo, del settore per capire del vero e del falso. Prego. Io sono diagnosta, molti anni ho fatto solo quello, sì. Non siamo tutti perfetti, assolutamente. Sì. Un solo commento è che normalmente la diagnostica, dal punto di vista del diagnosta, scusa l'espressione, ma è una roba di serie B. La diagnostica per il patrimonio artistico non nasce per il patrimonio artistico. La maggior parte dei casi la diagnostica nasce per altre cose ed è una derivazione del patrimonio artistico. La fluorescenza X, la termoluminescenza, la termovisione non sono mica nate per il patrimonio artistico, sono nate per problemi industriali o militari. Poi dopo sono state riciclate nel campo del patrimonio artistico. Questa è una prima constatazione che faccio e quindi sono sempre stati un po' visti così. Questa è deve essere la nostra capacità di capire cosa è stato sviluppato per altre cose e come possiamo trasformare in qualcosa. E che può anche andare bene, infatti significa prendere da altre cose certe cose. L'altra cosa che volevo aggiungere è questa, che tutto sommato, mi sembra, scusa la mia banalità, ma che tutto sommato l'antico parallelismo con l'ospedale funziona ancora, nel senso che in questo sistema il clinico è lo storico dell'arte, insomma c'è poco da fare, il restauratore è il chirurgo, il diagnosta è il laboratorio di analisi, è ovvio che non può lavorare, il laboratorio di analisi non può lavorare da solo, che fanno? Gli mandano giù un paziente e gli dicono faccia un po' lei, non ha mica senso, evidentemente ci devo essere, secondo la mia visione, la conduzione di un archeologo, storico dell'arte, eccetera, che è il clinico della situazione. Altrimenti le cose non funzionano. Certo, bisogna lavorare insieme perché poi il diagnosta può suggerire nuovi metodi, nuove cose che si possono scoprire con la tecnologia, ma però secondo me, almeno questa è un po' la mia visione ed è sempre stato così. Ti correggo un attimo, se mi permetti, giusto due secondi. No, ti spiego anche perché. Perché è una cosa che io presento a lezione. Il parallelismo fra la medicina e la diagnostica dei beni culturali, che è un problema tecnico fondamentale, che io quando vado da un medico dico, senta, io ho male qua. Quando vedo un oggetto, lui non mi dice dove ha male, ci deve essere una capacità di lettura, cioè l'oggetto parla, racconta il suo problema, lo dice. È lì che l'intervento dello storico che definisce un attimo quello può avere un problema, del restauratore che dopo averlo visto, deve essere, perché, come tu ben sai, essendo un diagnosta, le analisi non danno le risposte universali, danno le risposte a domanda.
più la domanda è precisa e più siamo in grado di dare la risposta. Se la domanda è già sbagliata, noi diamo una risposta che poi dopo dia un risultato negativo perché la domanda era sbagliata, ovvero l'impostazione su cui è stata... Allora, la capacità del team deve essere quella di creare le condizioni di domande, ecco il discorso del protocollo, di condizioni di domande alle quali poi il diagnosta deve imparare a dare risposte usando le tecniche che conosce oppure quelle nuovissime che conosce in giro, che ha visto, eccetera, eccetera. Io come prima ho parlato... Parlavo di intelligenza, di conservazione preventiva. Allora, io mi vengo a ridere, adesso scusami Perla, però ogni volta sento parlare di intelligenza artificiale. Io sono allibito quando parlo con gli informatici di intelligenza artificiale, perché però l'intelligenza artificiale è la mettere in relazione un database che mette in relazione dati, ma non è un'intelligenza artificiale, è una relazione, per me è un sistema relazionale, non è un sistema di intelligenza. Il mio sistema di intelligenza artificiale è quello che nessuno finora è riuscito ancora a dare, nelle sperimentazioni fatte io, che è il sistema esperto, perché quella è l'intelligenza. È l'intelligenza che ha acquisito un dato, ne acquisisce la validità, lo verifica se è valido, lo ripropone e successivamente acquisisce il dato successivo per verificarlo, per cambiare, per potersi adottare alle modifiche che tutto il sistema dà. Questa è l'intelligenza artificiale, tutto il resto è un database. Detto questo, comunque, insomma, ne possiamo parlare. Comunque, per cui il problema è proprio quello di creare il protocollo per far sì che arrivino le domande precise alla fase diagnostica, perché come tu ben sai, noi siamo in grado di trovare quello che cerchiamo, altrimenti... Se c'è un momento... Ah, prima sì, intanto che arriva il microfono, vorrei mettere insieme l'ultima osservazione di Marco Nicola con quello che diceva invece Paolo Benzi. C'è ancora Paolo? Ecco, bene. Tu hai ricordato Federico Zeri, e dall'altra, che aveva in effetti un occhio particolare, e dall'altra parte Paolo ricordava invece una statua del Getty su cui c'erano evidentemente dei problemi, eccetera. Allora, io credo, Paolo, che tu ti riferisca ad un kuros, cioè un'opera greca arcaica che era, credo ci sia ancora, al Getty, che era stata pagata a fior di soldi come rarissima opera artificiale, che 10 milioni di dollari, che Zeri aveva valutato come un falso soltanto sulla base naturalmente visiva, in base alle sue conoscenze e in base a quello che io prima ho chiamato lo stile dell'opera. Con molta riluttanza credo che adesso anche il Getty stesso si sia reso conto che avevano fatto una cantonata particolare. E quindi forse davvero il primissimo momento, se si parla di opere d'arte, altrimenti poi, perché voglio dire, problemi di autenticità ci possono essere per qualsiasi manufatto di qualsiasi genere, valore storico, valore come vuole. Se parliamo di opere d'arte soprattutto, forse davvero il primissimo momento è ancora quello dello stile. Da lì poi parte tutto il resto, le domande, le risposte, eccetera, eccetera. Posso? Sì, mi sentite. E piccola parentesi, quando parliamo di intelligenza artificiale riguardo al capitolo del libro, è intelligenza artificiale nel senso di learning, quindi algoritmo che apprende e poi spiega. Quindi è più o meno quello che desidereremo. Poi non è detto che funzioni, per carità, però loro stanno provando a fare esattamente quello che chiedevi tu. E riguardo al protocollo, io mi dispiace, mi trovo nella posizione di fare un po' polemica, ma i protocolli nei grandi centri di restauro italiani esistono. Cioè, un'opera che arriva all'opificio delle pietre dure viene sottoposta a un protocollo, a seconda che sia carta, pergamena, tessuto. Sono stati studiati, tramandati, includono metodologie allo stato dell'arte che a volte vengono applicate, a volte no, a seconda della disponibilità di fondi, che è un grosso problema, e anche della disponibilità di personale, visto che sappiamo tutti che c'è una mancanza cronica ormai e sempre che va sempre peggiorando di personale, sia del restauratore e oggi, dopo i concorsi dei restauratori, di personale tecnico e scientifico. Questi protocolli vengono sviluppati per la conservazione, principalmente a scopo conoscitivo e diagnostico per la conservazione. Vogliamo mettere dei protocolli nuovi specifici per l'autenticazione? Ci può interessare avere un protocollo specifico per l'autenticazione? E in questo caso, esattamente, a beneficio di chi?
Cioè abbiamo un privato che vuole acquistare o vendere un'opera che ha valore solo se autenticata. Questo io non mi è chiarissimo. Se lo sforzo che ci richiede questa cosa vale la candela. Non so se lo sforzo valga la candela, però una cosa è avere un protocollo generale italiano che ti dice cosa fare e non solo quello di una istituzione, altrimenti lasci un campo indefinito che è grandissimo. Lì si muovono interessi e persone di tutti i tipi. E questo è il problema di questo settore, penso. Non tutto passa all'opificio delle pietre dure in questo mondo. Né alla Venaria né all'ICR. In queste tre istituzioni, nonostante il depletamento, la riduzione di personale, loro applicano protocolli. Protocolli che sono ben vengano, che possono fare da esempio, però manca su tutto il resto del territorio italiano. E quindi vedi privati, ma vedi anche università o CNR. Solo, anche poi c'è Paolo che vuole la parola. Non so, ti devi anche riferire a tutte le altre istituzioni universitarie che ci sono dalla Sicilia alla Calabria alla Puglia a salire su. Cioè, quella è gente che fa analisi, Cioè, quelli secondo te fanno l'analisi di come fa l'opificio delle pietre dure? Ma con quale? Col fischio? Cioè, ho capito, ma non possiamo, continuiamo a focalizzare i punti di eccellenza o quantomeno i punti dove le cose funzionano con un concetto territoriale. Non è così. Vi assicuro, non è così, guardatevi intorno, l'Italia non è questa. C'è... Se esiste usiamo quello, non è che dobbiamo inventare un altro protocollo nuovo. Ma l'avesse pubblicato l'opificio il protocollo? L'avessero pubblicato il Ministero, l'avesse dato delle indicazioni, non ci sono indicazioni tecniche specifiche a cui tutti si devono attenere. Questo manca, è questo che sta mancando a livello nazionale. Ma quello che dico io è che non vanno inventate cose nuove se già esistono. Andiamo a chiedere e sistematizziamo, ma non è che dobbiamo inventarci. Non ho mai detto, Ilaria, non ho mai detto di inventare nulla, tant'è vero che ho detto a lei, prendo le cose che già fate e le metto su, non mi sto inventando nulla. Come i condition report. C'è una commissione ICOM che sta cercando di recuperare i condition report a livello nazionale, perché ogni soprintendenza ha il suo condition report. Ma ti sembra il modo di considerare la qualità di un'opera? Come fai a definire che quest'opera ha quel grado di conservazione quando chi fa il condition report ha una formazione da una parte e c'è un'altra da un'altra parte, per cui vede le cose completamente diverse? Hai capito? E questo è il punto nodale. Siamo in una nazione in cui non c'è nessun sistema, non siamo messi a sistema. Scusate, poi prego. È un limbo. Esatto, cioè questo è il grande problema. E il limbo, facciamo un passo indietro, chi lo dovrebbe sistemare? Lo dovremmo sistemare a livello giuridico. Impossibile. Dovrebbe esserci una proposta di legge? Forse questa potrebbe essere la sede di iniziare oggi una discussione che con i colleghi giuristi porti a una proposta di legge popolare da presentare. La butto lì e la sto prendendo alla grande, Però quello dovrebbe essere una modifica. Rispondo alla questione del protocollo. Chi lavora in soprintendenza, chi fa parte del Ministero, sa bene che, per esempio, la relazione tecnica per la dichiarazione di interesse culturale. Perfetto. Ogni soprintendenza scrive relazioni sulla base di un sentito dire passato del collega che lo ha introdotto. Perché? Perché in realtà nel nostro ordinamento non c'è scritto niente, non c'è stata una circolare che è andata il diniego di esportazione, circolare Argan 1974, per carità è Argan, quindi buonissima. Ci hanno messo mano con un decreto ministeriale 537 del 2017, cioè praticamente l'altro ieri, scusate sono un archeologo, quindi per me è proprio le date... è l'altro ieri, e ci hanno messo mano e hanno aggiornato. Ma quello è sul diniego di esportazione, sulla relazione al diniego. Da quel momento lì, tantissimi funzionari di soprintendenza, e credo che la professoressa Giomi possa conformarlo, perché poi c'è il ricorso al TAR, e il TAR dice come è stata fatta la relazione, non potendo entrare però nella materia, ma nella modalità della materia, in quel caso lì, tanti hanno detto, ok, usiamo questo decreto.
perché l'hanno, stranamente il ministero l'ha messo per punti ed è scritto bene. Ok, il protocollo conservativo perché non può essere usato per un'autenticazione? Perché se ci troviamo in tribunale, io, chiamato dal giudice o chiamato dalla controparte, le smonto il protocollo della conservazione passo per passo e non mi faccio neanche tanto pagare, cioè proprio lo faccio volentieri. Ma perché? Perché non è quello opportuno. Cioè, come ho detto prima, bisogna avere l'idoneità del metodo e la credibilità. L'autenticazione non coinvolge solamente la conservazione, come hanno detto i professori oggi e anche ieri, ma è una cosa veramente a 360 gradi che dobbiamo essere bravi noi a capire, metterci a un tavolo e dire cosa può fare lo storico dell'arte, l'archeologo, cosa può fare il restauratore, cosa può fare il diagnosta. In tutto questo, dove arriva il ministero, cosa può fare il ministero? Allora lì arriveremo a un qualcosa. Però usare qualcosa che è nato per qualcos'altro, per un altro fine, anche in informatica, la prima roba che ti dicono non fate. Scusate la precisazione, però ci tengo, perché l'autenticazione è una cosa a sé. Non è la figlia sfortunata di una famiglia, è un argomento a sé che risiede da anni in memory. Ricordiamoci, Manlio Goffi, relatore della legge per per creare l'Istituto Centrale del Restauro di Roma, siamo quindi nel ventennio, scrive che era necessario creare una sezione che facesse confluire a Roma tutti i falsi trovati dalle soprintendenze nati nel 1902. È stato scritto nella relazione al Parlamento che ha portato alla legge. Non è mai stato applicato. Salvatore Aurigemma, Cesare Brandi nel 55 vogliono fare una mostra all'Istituto Centrale del Restauro su tutti i falsi ritrovati. Non è mai stata fatta. Però c'è il desiderio. E c'è un desiderio sentito dai restauratori, sentito dai diagnosti, sentito dagli storici dell'arte e dagli archeologi. Sediamoci a un tavolo rotondo e scriviamo un protocollo. Non solo, lo facciamo diventare norma, perché è vero quello che dici tu, ma nel momento in cui c'è uno standard, la standard non è una legge, ma ci si può rifare allo standard come succede per tutte le altre parti dell'edilizia, a cui dice io mi sono rifatto ad uno standard approvato a livello, e questo aiuta il diagnosta, il diagnosta e il gruppo, insomma, a dare la risposta anche al giudice. Paolo? No, infatti. E poi scusate, faccio solo questo, poi dovremmo chiudere perché purtroppo alle 6 dobbiamo andare via perché devono fare le pulizie, perché domani hanno un altro evento, comunque era previsto per le 6. Prego, no, poi facciamo volevo arrivare proprio a questo, ma allora invece di un protocollo non dovremmo fare in quanto Italia o in quanto Europa iniziare a creare degli standard per quanto possibili internazionali dove ognuno si riferisce alle analisi a quello standard e dice la mia analisi è valida in quanto l'analisi sullo standard è nell'incertezza, che a quel punto il protocollo diventa ininfluente dal momento che io so che il risultato che mi dai fit for purpose. E però questo come andrebbe fatto in io con il mio ruolo di coordinatore sia dell'UNI, del gruppo 1 dell'UNI e del gruppo 1 del CEN, che è quello di Guideline and Terminology, posso pensare di proporlo a livello, diciamo, a livello nazionale e internazionale, ovviamente. Questo lo posso fare. Adesso però c'era Perla che voleva fare una proposta. Io siamo veramente... allora, siamo agli estremi, scusami, però se no non riusciamo proprio... La proposta di Perla... La mia proposta è di raccogliere tutte le vostre impressioni di tutti i partecipanti a questo convegno e le vostre proposte di come risolvere questo problema. E quindi che cosa pensate come protocollo, che cosa proponete come protocollo. Vi chiediamo di scrivere alla segreteria del congresso. Noi raccoglieremo tutte le vostre proposte e cercheremo di confezionare un pacchetto, chiamiamolo così, da sottoporre poi al primo incontro possibile per l'approvazione e per la promozione di un documento a livello ufficiale agli organi competenti. In questo momento il gruppo italiano organizza anche dei gruppi tematici, nulla vieta di creare un gruppo tematico che lavori su questa cosa qua, si lavora via web, quindi anche la sera dopo le 6, quindi dopo il lavoro, eccetera. Anche eccetera. Prima di andare a letto. Esattamente, quindi non c'è nessun problema.
siamo arrivati, come purtroppo vi ho detto, alle 6, è il nostro data limite, scusami ancora. Comunque, io ritengo che abbiamo discusso abbastanza, ci siamo almeno confrontati, mi pare, e spero che tutti quanti siete stati contenti dei risultati. Ringrazio, come gruppo italiano, continuo a ringraziare ovviamente l'Università di Pisa nella persona di Perla e del suo staff di collaboratori, per continuare ad avere questa volontà di metterci in comune, di dialogare, pensando di rilanciare fra 2 anni il prossimo incontro con un nuovo tema che noi abbiamo già un po' parlato, potrebbe essere legato in questo punto, diciamo, al colore o a quantomeno all'uso del colore. Che cosa percepiamo? Le conseguenze, eccetera, un eccetera. Un mondo colorato. Potrebbe essere, comunque è un'ipotesi per il momento, chiaramente ne avremo qualcosa di un po' più pratico a seguire. Devo ringraziare ovviamente tutte le istituzioni che ci hanno supportato, gli sponsor che erano qui presenti, che ci hanno sostenuti anche dal punto di vista, anche grazie comunque ai quali vi siete riusciti a pagarvi il pranzo e tutto quanto, che ci ha fatto molto piacere, perché il nostro intento non è diventare ricchi, ma è semplicemente di aumentare il grado di confronto. Vi inviterei tutti, chi non l'ha fatto ancora, a iscriversi al gruppo italiano, ci farebbe molto piacere, perché più siamo e più riusciamo a creare eventi e manifestazioni di questo genere. Detto questo, io devo ringraziare in modo particolare Jeanette. Esatto, stavo ringraziando la segreteria. Un applauso, grazie. Sia a Jeanette che Daniela Elena che sta chiacchierando con Borgioli. Ciao Borgioli. Quindi l'appuntamento non è fra 2 anni, ma i prossimi eventi del gruppo italiano. Se ci seguite, se vi iscrivete, avrete la lista di tutti gli eventi che ne facciamo, altrimenti sul nostro sito trovate tutti gli eventi elencati e speriamo di rivederci lì il più presto possibile. Grazie a tutti ancora e a presto. Grazie a voi.